Bene, io presento brevemente i relatori che peraltro non hanno bisogno di presentazione. Del professore Fiandaca dico soltanto che è professore emerito di diritto penale, che è uno di quei professori che mi hanno convinto che non avessi sbagliato a iscrivermi a giurisprudenza e a studiare diritto. Il professor Amodio è avvocato penalista e professore emerito di procedura penale nell'Università di Milano. Tra i suoi scritti, tra i suoi insomma, lavori, libri, voglio ricordare A furor di popolo, perché ne abbiamo fondamentalmente discusso in un altro convegno brillantemente organizzato dalla coppia Blando Maggio qualche mese fa, e anche Estetica della giustizia penale. La professoressa Elena Maria Catalano è professora all'università di procedura penale dell'Università dell'Insubria, e tra i suoi lavori ricordo l'abuso del processo. E infine, last but not least, come dicono quelli che parlano bene, Salvatore Ferlita, che non è un giurista, ma insomma, l'accogliamo lo stesso, siamo con bonomia, come sappiamo fare noi giuristi, è professore di letteratura italiana contemporanea, collabora con La Repubblica, dirige per l'editore Il Palindromo la collana Le città di carta, si occupa di scrittori e questioni letterarie a cavallo tra fine 800 e 900 e si è meritato anche una presentazione un po' più lunga, essendo appunto un non giurista. Ancora, diciamo, per non farmi sgridare da Paola Maggio, voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno, che sono la stessa Paola, Nino e anche Andrea Merlo, e anche i colleghi dell'università, del Dipartimento insomma, di Giurisprudenza, da Giuseppe Di Chiara, che, insomma, ecco, appunto, che tra l'altro non l'ho presentato perché per me, diciamo, è quasi un fratello e quindi insomma, lo do per scontato, ma anche lui, professore ordinario di procedura penale, insomma, si è occupato di tanti temi, alcuni anche insomma, ultimamente insieme. Quindi ringrazio anche lui e tutte le colleghe processual penaliste, Lucia Parlato, Annalisa Mangiaracina, Daniela Chinnici, Caterina Scaccianoce. Spero di non aver dimenticato nessuna. Mi limito a dire che se il mondo fosse come procedura penale a giurisprudenza non ci sarebbero problemi di questioni di genere. Insomma, ringrazio anche le associazioni studentesche che si hanno organizzato, insomma, hanno contribuito all'organizzazione di questo incontro, Reazione di Scienze Politiche, contrariamente di Giurisprudenza. Spero di aver detto tutto nel più breve tempo possibile, do la parola molto, insomma, volentieri al professore Fiandaca. Buongiorno a tutti i presenti. Ringrazio innanzitutto di essere stato invitato a intervenire nell'ambito dell'incontro odierno e ringrazio anche i professori Paola Maggio e Nino Blando, persone a me particolarmente care, anche più in generale, e per aver concepito e organizzato anche questa iniziativa che fa parte di un insieme di iniziative, diciamo non strettamente tecnico-giuridiche, ma di più ampia caratterizzazione culturale rivolta agli studenti. Mi compiaccio anche di partecipare a questa iniziativa per avere anche l'opportunità di rivedere il collega Ennio Amodio, che non vedo a Palermo da tempo, la professoressa Elena Catalano, Salvatore Ferlita, italianista contemporaneo, e rivolgo da professore emerito, che non tiene più ogni anno corsi di lezione, gli studenti che si sono iscritti per ascoltare questo nostro incontro. Le cose che dirò in questo mio intervento introduttivo rappresenteranno la sintesi di alcune considerazioni che io ho svolto
In uno scritto dedicato a Leonardo Sciascia e dal titolo La giustizia secondo Leonardo Sciascia, che è stato pubblicato nella rivista sciasciana Todo Modo, anno 2019. Per chi fosse interessato, diciamo, ad una lettura di questo testo, perché ci saranno presenti anche considerazioni che qui io metterò, dico, potrebbe anche appunto dare uno sguardo alla, potrebbe appunto leggerlo per intero nella rivista che ho ora citato. La premessa scontata da cui prendo le mosse è questa: il tema della giustizia, intendendo la giustizia nella duplice accezione di giustizia sostanziale, soprattutto guardando come orizzonte alle esigenze, ai bisogni, ai diritti dei ceti sociali più deboli, e dall'altro la giustizia proprio come amministrazione della giustizia, come attività giudiziaria svolta nei tribunali, la giustizia in questa duplice accezione rientra tra i temi centrali della produzione di Leonardo Sciascia. E dicendo produzione di Leonardo Sciascia alludo sia all'opera letteraria più strettamente intesa, ai diversi romanzi, racconti, opere teatrali, sia agli scritti di militanza civile, soprattutto consistenti in articoli giornalistici, e pubblicati in particolare nella seconda metà degli anni Ottanta dello scorso secolo in vari giornali importanti italiani come il Corriere della Sera e La Stampa. Ora, questa costante attenzione si è peraltro caratterizzata, e questo è un punto che vorrei mettere in evidenza sin da ora, per una certa ambivalenza. Nel senso che in Sciascia sembrano coesistere da un lato una convinta fede nel diritto e una reale aspirazione, potremmo dire, a una giustizia giusta e una reale aspirazione a che i principi di giustizia sostanziale possano essere in qualche modo e misura affermati anche in sede politica. Ma dall'altro lato rinveniamo in Sciascia una profonda diffidenza, un notevole pessimismo rispetto alla disponibilità dei poteri pubblici ad attuare valori di giustizia e della stessa macchina giudiziaria a operare sempre secondo criteri garantistici autentici, credibili, effettivi. Da qui anche in Sciascia la preoccupazione di sottolineare la grande problematicità della funzione giudicatrice e del mestiere di giudice. Proprio in considerazione di questa compresenza di atteggiamenti che configurano in fondo una posizione ambivalente nell'opera complessiva di Sciascia, io ho ritenuto di poter definire Sciascia non un illuminista in senso forte o pieno, ma un illuminista pessimista, cioè consapevole del profondo, del rischio concreto di un divario più o meno ampio, anzi più che di un rischio, della certezza di un divario più o meno ampio, a seconda delle contingenze, delle fasi storiche, tra i principi che si vorrebbero vedere affermati e dall'altro la cosiddetta realtà effettuale, per richiamare un'espressione cara a Sciascia che risale anche a Niccolò Machiavelli.
Ora, fatta questa premessa, metterei in evidenza come nell'opera Shoshana vengono alcune volte menzionati separatamente, persino nel medesimo contesto di discorso, diritto da un lato e giustizia dall'altro. Come assai emblematicamente leggiamo, ad esempio, in una intervista rilasciata da Sciascia nell'agosto 1987, richiamando le parole per lui più dotate di significato, richiamando l'insieme delle parole chiave che egli considerava fondamentali, accanto alle parole terra, pane, donna, mistero, li chiamava diritto e giustizia. Questa menzione separata di diritto e giustizia può significare due cose, che lui non esplicitava le ragioni della menzione separata, però io interpretativamente proporrei questa lettura. La menzione separata di diritto e giustizia può alludere al fatto che egli riteneva che in qualche modo anche il diritto dovesse riflettere, il diritto così com'è, il diritto positivo dovesse riflettere valori di giustizia, ma al tempo stesso può implicitamente significare che egli era ben consapevole della possibile divaricazione tra il diritto così com'è, quello che noi giuristi definiamo il diritto positivo, e i principi sostanziali che dovrebbero, di giustizia, cui il diritto medesimo dovrebbe ispirarsi. Per cui da questo punto di vista dobbiamo ritenere che lui era ben consapevole della distinzione possibile tra diritto e giustizia in quella sorta di distinzione classica che noi giuristi effettuiamo tra diritto così com'è e giustizia in un senso più sostanziale, riconducibile al vecchio giusnaturalismo. Ora, anche se Sciascia, non essendo un filosofo o un giurista di mestiere, si guardava bene dal lasciarsi andare a categorizzazioni o teorizzazioni di questo tipo. Ma per altro verso è interessante notare come in altri luoghi della sua produzione, e mi riferisco in particolare al romanzo Il giorno della civetta, Il giorno della civetta, Sciascia considerava la stessa legge della Repubblica, non a caso nel vissuto del protagonista Capitano Bellodi, che era un uomo che aveva partecipato alla Resistenza e quindi alla nascita della Repubblica Italiana dopo il fascismo, Sciascia appunto considera in questo romanzo la legge e il diritto come prodotto di ragione, figlia dell'idea di giustizia e strumento di libertà. E in questo stesso romanzo l'autorità basata sulla legge, l'autorità pubblica basata sulla legge, viene considerata come il chirurgo considera il bisturi, uno strumento da usare con precauzione, con precisione, con sicurezza. Una legge, in altri termini, concepita e vissuta come criterio di giudizio e di azione conforme a giustizia, oggettivo, impersonale e vincolato a forme rigorose. È verosimile che una simile concezione del diritto e della legge si avvicinasse a quella che anche Sciascia in persona auspicava come propria di uno Stato democratico degno di questo nome. Fino a che punto si trattava di un auspicio realistico? Guardando al diritto positivo, come è sempre più andato diventando nel corso degli ultimi decenni, diremmo che questo auspicio sciasciano purtroppo non,
non si è rivelato realistico, ma piuttosto idealistico. Che le leggi concepite e promulgate dagli ultimi parlamenti siano da considerare prodotti di vera ragione, ritengo che sia quantomeno da dubitare. Comunque sia, è certo ed è stato più volte rilevato che l'interesse di Sciascia per le modalità di funzionamento della giustizia ha finito con l'assumere le sembianze di una ossessione, di una sorta di nevrosi ossessiva. Ossessione e preoccupazione indotte dalla presa d'atto che più volte Sciascia fa che la macchina giudiziaria, che già Pirandello prima di lui aveva assimilato a un congegno indiavolato, ha storicamente funzionato e può continuare a funzionare, come ad esempio leggiamo nella storia di Cappano, come un potere terrificante che azzanna i malcapitati che finiscono stritolati nei suoi ingranaggi. Oppure, per richiamare il breve racconto Inchiesta ai pugnalatori, come un potere socialmente discriminatorio che condanna a morte i presunti colpevoli di estrazione popolare, mentre si guarda bene dal perseguire e punire qualche grande signore siciliano che continuava a godere di protezioni politiche nel neonato Regno d'Italia. Quindi la macchina giudiziaria, altro che macchina salvifica, come qualcuno oggi ingenuamente e populisticamente ritiene, anche tra i politici che sono stati al potere. Sciascia era ben consapevole della doppia anima della macchina giudiziaria, istituzione di garanzia da un lato, ma dall'altro macchina di potere, che può addirittura azzannare e stritolare i malcapitati che finiscono ingiustamente nei suoi ingranaggi. Questa speciale sensibilità di Sciascia nei confronti dei possibili abusi e delle possibili prevaricazioni del potere giudiziario, del funzionamento della giustizia, così come in concreto si manifesta, si esplica nelle aule giudiziarie, fa sì che viene di collocare Sciascia in un orizzonte intellettuale ed etico politico vicino a quello di Alessandro Manzoni. Se è vero che anche il grande romanzo manzoniano dei Promessi Sposa si presta a essere letto come un'opera che ha al centro i temi della giustizia e del potere. E lo stesso Sciascia diceva di se stesso, ha più volte detto espressamente, se c'è uno scrittore al quale io sento di assomigliare, questo diceva egli stesso era appunto Alessandro Manzoni. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza è questo. Non a caso Sciascia diagnosticò e stigmatizzò anche quella patologia specifica che possiamo definire formalismo giuridico, ben inteso, in senso deteriore, in senso esasperato, che egli stesso anche definì, oltre che formalismo giuridico, come giuridicismo, quindi formalismo giuridico o giuridicismo. Intendendo per tale quell'abito ostile mentale di quanti, soprattutto giuristi, ma anche non giuristi, tendono
a esasperare la dimensione formale del diritto a discapito delle sue finalità sostanziali, e ciò fino al punto di rinnegare talvolta principi di elementare ragionevolezza o principi elementari di giustizia sostanziale. È quell'atteggiamento mentale che tende a privilegiare la lettera delle norme, le interpretazioni strettamente o maniacalmente letterarie, le disquisizioni astratte e i ragionamenti arzigogolati. Purtroppo di questo orientamento ci sono notevoli esempi nell'ambito di certe esasperazioni dommatiche della dottrina giuridica, nell'ambito di certe esasperazioni del metodo cosiddetto tecnico giuridico, soprattutto fino agli anni 50 dello scorso secolo, che per fortuna poi, anche come gli studenti sanno, sono stati via via superati. Interessante come Sciascia considerasse il giuridicismo o il formalismo giuridico in senso esasperato una patologia tipica di noi siciliani. Ora, è difficile stabilire se veramente il formalismo giuridico abbia rappresentato un carattere identitario tipico della maggioranza di noi siciliani. Certo è però che la critica dell'inclinazione formalistica e causidica ha trovato voce anche prima che in Sciascia, anche nell'opera di Pirandello, ma anche di Luigi Capuana, di Giovanni Verga, di Federico Del Roberto e anche di Vitaliano Brancati, nei cui racconti giudiziari, mi riferisco in particolare a Brancati, fatti di situazioni estreme o anche di casi normalissimi, la misurazione delle ragioni dei torti fa emergere, come ha ben scritto Salvatore Ferlita, una sorta di scheggia impazzita, a volte di falsariga fuorviante, l'inclinazione leguleia, la disposizione cavillosa, sintomatiche di un formalismo giuridico sordo alle aspettative della effettiva giustizia. Però voglio mettere in evidenza qual era l'interpretazione possibile che Sciascia suggeriva del formalismo giuridico esasperato o giuridicismo, che appunto considerava malattia tipica in particolare dei siciliani. Sciascia arrivò a sostenere che l'esasperazione formalistica tipica di un certo modo di guardare al diritto potesse essere considerato un paradossale rovescio di un profondo bisogno di giustizia destinato quasi sempre a rimanere deluso. In questo medesimo iter argomentativo, Sciascia arrivò anche ad affacciare la tesi che anche la mafia sarebbe stato, dopo tutto, una delle espressioni, sia pur deviate, di un bisogno di giustizia negato. Può apparire una tesi sorprendente, di più arrischiata, incauta. E sappiamo come Sciascia fu anche uno degli intellettuali che per primi si impegnarono nella denuncia del fenomeno mafioso, in una forma proprio di convinta militanza antimafiosa. Ma la sorpresa forse può ridimensionarsi di fronte a questa esplicita ammissione di ambiguità di atteggiamento da parte del medesimo Sciascia. Scriveva: quando denuncio la mafia,
nello stesso tempo soffro, poiché in me, come in qualsiasi siciliano, continuano a essere presenti i residui del sentire mafioso. Così, lottando contro la mafia, io lotto anche contro me stesso. È come una scissione, una lacerazione. Sembra in questa posizione sciasciana anche in qualche modo riecheggiare la nota interpretazione in chiave antropologico-culturale della mafia proposta notoriamente da Giuseppe Pitre, che interpretava la mafia come una esasperazione e una estremizzazione di valori della cultura siciliana. Una interpretazione largamente superata e peraltro superata dallo stesso Sciascia, che si sforzò di mettere in evidenza come la mafia non fosse soltanto o prevalentemente un atteggiamento culturale, ma fosse una vera e propria organizzazione criminale che bisognava combattere con le armi della giustizia penale. Passo a considerare quanto possiamo ritrovare in Sciascia di prese di posizione sulla funzione giudiziaria, sull'attività del giudicare e su quella che possiamo intuire o che potremmo intuire o ricostruire essere il modello sciasciano di buon giudice. Ora, tra i punti di maggiore interesse richiamerei innanzitutto le penetranti considerazioni sul giudice e sulla funzione del giudicare che rinveniamo nel celebre dialogo contenuto nel contesto, nel romanzo Il contesto. Dialogo tra l'investigatore Rogas e il presidente della Corte Suprema Riges. È un confronto di alta tensione drammatica e di fascino intellettuale ambiguo, dove il problema del giudicare viene dal presidente della Corte assimilata a una sorta di mistero religioso. E qui non è forse azzardato, direi, percepire una possibile eco del geniale saggio Il mistero del processo di Salvatore Sarta. Mistero per cui il compiersi della giustizia sarebbe insito nello svolgimento stesso del rito giudiziario da parte del giudice officiante, così come non potrebbe in ogni celebrazione di messa non compiersi il mistero della transustanziazione. Da qui l'irrilevanza dell'eventuale indegnità personale del giudicante e altresì l'impossibilità dello stesso errore giudiziario. Ma l'approccio antivolteriano, direi metafisico e giocato sul filo del paradosso del presidente Riques, si spinge fino a sostenere l'ulteriore impossibilità pratica e ad un tempo tecnica di perseguire i colpevoli, e ciò anche a causa di una sopravvenuta perdita di capacità personale di colpevolezza da parte degli individui. Ora, in questo paradossale e autoreferenziale argomentare, che sembra per certi versi apparentare Riques al grande inquisitore dostoevskiano, si può anche diagnosticare una assai pessimistica visione della giustizia ridotta a una macchina di potere che, in nome di una qualche imprescrutabile di Stato, seleziona a caso i soggetti da condannare a prescindere da ogni dimostrabile colpevolezza. Ora mi chiedo,
Il dichiarato, ma è questa, dobbiamo ritenere che questa sia la vera concezione della giustizia di Sciascia, che Sciascia intenda dire proprio questo. In realtà il dichiarato intento parodistico di un romanzo come Il Contesto probabilmente dovrebbe mettere in guardia dal prendere troppo alla lettera questa visione demoniaca del potere e questa immagine terrificante di una giustizia essa stessa è servita a oscuri disegni di dominio complottistico che sembrerebbe a primo acchito trasparire dalle parole del presidente della Corte. Non manca chi però, tra gli interpreti dell'opera Sciasciana, tende ad attribuire a Sciascia questa visione disperata e pessimistica della giustizia, tende ad attribuire a Sciascia come se questo fosse stato il reale punto di vista dello scrittore, sino al punto di considerare Sciascia un intellettuale che è riuscito ad antivedere a prevedere tanti eventi tragici frutto di complotti tra il potere politico, i poteri criminali, servizi segreti deviati, con una conseguente impossibilità, non a caso, per la giustizia, per i diversi e numerosi processi penali che poi ne sono anche seguiti, di accertare la verità e di condannare i reali colpevoli. Appunto, come se Sciascia avesse in queste opere letterarie in realtà vaticinato, previsto e anche teorizzato l'impossibilità per la giustizia penale, l'impossibilità assoluta di colpire e reprimere i crimini del potere. Non a caso tra i sostenitori di questa interpretazione dell'opera sciasciana ricordo un noto pubblico ministero, in particolare Roberto Scarpinato, che in un suo scritto dichiara di avere appreso, imparato da Sciascia che la giustizia non può che essere impotente nell'indagare e nel cercare di punire i crimini del potere e soprattutto i crimini non solo del potere politico deviato, ma più in generale i crimini commessi o i reati commessi dai colletti bianchi, dai soggetti che rivestono una posizione alta nell'ambito delle classi dirigenti. È certo che Sciascia si presta a essere interpretato sulla base di precomprensioni e di lenti interpretative che fanno dire a Sciascia ciò che vorremmo che dicesse. Tornando a Sciascia, resta da accennare alle riflessioni sul mestiere di giudicare che lui invece ha formulato al di là della produzione letteraria, negli scritti di militanza civile, negli scritti giornalistici che poi della fine degli anni Ottanta, che poi, come sappiamo, sono stati raccolti nel libro recentemente riedito da Adelphi. Non posso non citare l'emblematico articolo sul caso Tortola, apparso nel Corriere della Sera dell'ottobre 2013.
Dalla lettura di questo articolo si ricava un'ennesima conferma di quanto Sciascia fosse consapevole della tormentosa problematicità della funzione giudicante e della conseguente difficoltà psicologica per ogni giudice di emettere giudizi sicuri di colpevolezza, mantenendo però viva nel contempo la preoccupazione dell'errore giudiziario. Se egli dunque per un verso dichiara di comprendere il bisogno dei giudici di sentirsi al riparo da un eccesso di critiche esterne, ribadisce per altro verso con forza l'inderogabile diritto dovere dei cittadini di esercitare una costante vigilanza critica sull'operato della magistratura e, facendo proprio un principio basilare del liberalismo penale, frequentemente disatteso purtroppo ho ragione di ritenere nella prassi concreta dei nostri tribunali, Sciascia auspicava come regola di giudizio che il dubbio sulla colpevolezza dovesse sempre essere risolto a vantaggio dell'imputato e non contra reum. Al di là di ogni ragionevole dubbio, praticamente, seriamente interpretato. Certo è anche che il rapporto tra giustizia penale, opinione pubblica e sistema mediatico rappresenta a tutt'oggi, come sappiamo, un nodo assai complesso, intricato, con conseguenze molteplici che non oserei a definire anche perverse. Dal canto suo, Sciascia colse benissimo questo punto evidenziando il paradosso, doloroso per quanto sia, aggiunse Sciascia, che non si può giudicare tenendo conto dell'opinione pubblica, ma nemmeno non tenendone conto. Nec tecum, nec sine te, cioè potremmo dire, ecco, la tormentosa difficoltà di conciliare la duplice e contraddittoria esigenza di controllare razionalmente, direi, le pulsioni punitive del pubblico e di emettere sentenze non troppo lontane dalle aspettative popolari e dalle aspettative delle stesse vittime. È un problema tormentoso, non risolubile in maniera generale e astratta, questo lo aggiungo io una volta per tutte, ma che va affrontato di volta in volta nelle situazioni concrete, ma sapendo in anticipo che non sempre risulterà possibile rinvenire accettabili punti di equilibrio tra le due esigenze in conflitto o in concorrenza. È anche noto che il conflitto tra la libertà di coscienza del giudice e i condizionamenti esterni sarà oggetto di memorabile rappresentazione letteraria nelle appassionate pagine di Porte Aperte. Il piccolo giudice, protagonista del libro, rifiuta per una ragione di principio, vissuta come inderogabile, di applicare all'autore di pur efferati delitti una pena di morte che era nelle aspettative politiche del regime fascista, ma anche nelle aspettative dei capi dell'ufficio del piccolo giudice. Questo giudice simboleggia con forza poetica una figura emblematica di magistrato che non solo rivendica l'autonomia della giustizia penale dalle pressioni politiche contingenti, ma che mostra anche di confidare in quella, potremmo dire, nella umanità del diritto. Mi avvio verso la conclusione. Consentitemi di citare un auspicio che Sciascia ebbe occasione di formulare in uno degli articoli poi raccolti nel libro A Futura Memoria. Un auspicio che riguarda
il modo di essere della magistratura penale così come Sciascia avrebbe desiderato che fosse anche nella realtà. Cito, tra virgolette, ci vorrebbe un corpo di magistrati d'eccezionale intelligenza, dottrina e sagacia. Non solo, ma anche e soprattutto di eccezionale sensibilità e di netta e intemerata coscienza. Si chiedeva egli, nello stesso contesto, quanti sono i casi che non appartengono alla civiltà, al diritto, ma alla barbarie e alla giungla? Certo, sappiamo bene quanto questa immagine ideale di magistratura penale vagheggiata da Sciascia difficilmente possa inverarsi nella realtà in una misura corrispondente a quelle che potrebbero essere le nostre, non solo di Sciascia, ma anche le nostre aspettative teoriche e ideali. E ciò anche a prescindere da eventi recenti come la vicenda Palamara e tutto ciò che questo implica e comporta, sia per la vicenda stessa, sia per le sue possibili implicazioni anche più generali. Torno a quanto accennavo prima. Si può definire Sciascia uno scrittore di orientamento illuminista? Anche, cioè, nella sua opera convivono, come ho cercato di mettere in evidenza nell'ambito delle considerazioni che più o meno rapsodicamente ho fatto finora, convivono da un lato fiducia nel diritto, apprezzamento razionale per i principi classici del garantismo penale, una concezione del giudice che sembra avvicinarsi al vecchio mito, il vetero illuminista del giudice bocca della legge, la legge, il diritto come criteri quasi chirurgici di giudizio dell'azione umana. Dall'altro però, appunto, la consapevolezza di quanto sia difficile realizzare, applicare, attuare, rispettare questi principi in maniera accettabile nella realtà effettuale del giudicare. Questa tensione credo che in Sciascia rimanga irrisolta, ed è per questo che mi pare appropriato definire Sciascia, per esempio, come propone il mio amico storico Nino Blando, coorganizzatore di questo incontro, come illuminista inquieto o illuminista disilluso, o anche paragonando Sciascia a Norberto Bobbio, potremmo anche definirlo un illuminista pessimista. Però questo illuminismo pessimistico, cioè, contiene, esprime, secondo me, alla fine questo messaggio. Scontato un divario più o meno profondo, a seconda delle contingenze, tra principi e realtà, però ciò non ci esime, direi anche come giuristi, come operatori del diritto, a impegnarci il più possibile perché i principi, che hanno sempre bisogno di un interprete, come il signor autore,
di Pirandello, perché i principi riescono a essere attuati sempre il più possibile, sia pure con gli inevitabili condizionamenti della realtà. Ed è per questo che io sono convinto che noi giuristi, specie in questa fase storico-politica, dobbiamo cercare il più possibile di uscire dalle aule universitarie anche e di assumere orientamenti, ruoli e posizioni che ci proiettano verso la militanza civile in nome di una giustizia sempre meno populistica e sempre più conforme a principi di razione, di giustizia e di moderazione. Grazie. Grazie, grazie. Ci sono anche gli applausi che si possono fare con questo Teams, comunque, insomma, virtualmente di faccio. Questa cosa è l'illuminista, pessimista, insomma, è una cosa che ricorre rispetto a Sciasci. Io mi ricordo, sperando di non, che la memoria non mi tradisca, un articolo di Alberto Moravia sul Corriere della Sera, proprio il giorno dopo la morte di Sciasci, che proprio si intitolava Un illuminista alla rovescia, nel senso che l'illuminista va dal mistero alla verità e alla razionalità, mentre Sciasci partiva dalla verità e dalla razionalità andando incontro al mistero. Però è vero che, per concludere, come ha concluso il professore Fiandaca, la ricerca della verità è qualcosa che, pur sapendo che non potrà mai essere raggiunto, Sciasci ha continuato a cercare sempre, diciamo così. E mi sembra che questa conclusione sia il miglior inizio della relazione del professor Amodio, che si intitola Lo scrittore col berretto frigio, la lente di Sciascia sull'ingiustizia del processo. Prego, professore. Sì. Cari colleghi palermitani, devo esprimere non per fair play accademico, ma per il sentimento che mi muove in questo momento, tutto il mio piacere e tutto la mia posizione, diciamo così, vicina a voi per questa iniziativa che indubbiamente mi vede partecipare in una posizione che descriverei come quella della persona che si avvicina ad un punto, ad un'area, ad un luogo in punta di piedi, per la semplice ragione che, avendo sentito ora la magnifica introduzione di Giovanni Fiandaca, mi ponevo questo interrogativo: come posso io, che vengo dalle brume del nord e forse portando anche un po' dell'eredità di Beccaria, introdurmi nella lettura e nell'interpretazione del mondo culturale di un intellettuale siciliano che è visto con profondità e con accenti di grande verità da coloro che ben conoscono la Sicilia, che la vivono e conoscono, diciamo, tutti gli aspetti della cultura che ha dato vita a questo esponente che ci ha consegnato anche una parte importante della visuale della giustizia. Cercherò quindi di dire molto brevemente alcune cose che si riannodano a ciò che così splendidamente ha enunciato Giovanni Fiandaca. Parto da una considerazione che in fondo si ricollega a quanto ha detto Giovanni Fiandaca sotto il profilo della ambivalenza di Sciascia, e dico che i personaggi delle sue opere, dei suoi romanzi, dei suoi racconti spesso vestono la toga del giudice, la toga dell'avvocato, la divisa del carabiniere, la divisa del poliziotto, e quindi
il mondo della giustizia è fortemente presente e come una sorta di necessità nel pensiero di Sciascia. Alla fine viene fuori questo aspetto, secondo me. La giustizia, la parola giustizia nelle sue opere è scritta sempre con la G minuscola e non perché egli non avverta la grande importanza, la centralità, come ha detto Giovanni Fiandaca, dell'istituzione giustizia in un paese democratico, ma semplicemente perché questa G maiuscola sta a significare che, la G minuscola dicevo, sta a significare sostanzialmente che Sciascia vede la vicenda della giustizia con tutte le sofferenze che l'affliggono, con i problemi relativi alle prevaricazioni, ai soprusi che caratterizzano la giustizia. E poi la vede anche, questo è il secondo aspetto, che si raccorda a quanto Giovanni Fiandaca ha detto a proposito di quel passo famoso del contesto, la vede in una chiave strettamente laica, direi. Ciò che segna un punto fondamentale nel pensiero di Sciascia è l'approccio alla giustizia concepito come mestiere, come lavoro fatto dagli uomini in carne ed ossa e quindi lontano da qualsiasi aspetto che attiene sostanzialmente alla giustizia vista come momento sacrale, come momento oracolare. Tutto questo, a mio giudizio, va ricollegato a una caratteristica che Sciascia stesso nei suoi racconti, nei suoi interventi, qualifica come la passione giuridica tipica del siciliano, richiama addirittura Cicerone, richiama, diciamo, ciò che è innato nel DNA dei siciliani circa la analisi, la penetrazione nelle vicende giuridiche, cosa da tenere distinta, e già lo ha detto Giovanni Fiandaca, da quel giuridicismo che in sostanza è una sorta di degenerazione e fa pensare alla versione, diciamo, più deteriore, che è quella relativa alla retorica. Ecco, questa passione, dice Sciascia su un certo punto, nasce da questo DNA della cultura siciliana, ma nasce anche nel suo caso da un'esperienza diretta che ha avuto quando è stato chiamato a far parte di un ufficio nel periodo della guerra che riguardava il problema dell'ammasso del grano e fu testimone di qualcosa che egli sottolinea come profondamente incisivo rispetto alla sua formazione. Egli poté assistere sostanzialmente ad un processo che è stato fatto nei confronti di un contadino che aveva ammassato 3-4 quintali di grano e fu condannato a 2 anni di reclusione, e dall'altra parte ha un parallelo processo nel quale un arciprete aveva nascosto, accantonato 15 quintali di grano, ma venne assolto, dice Sciascia, perché il suo avvocato sostenne una tesi accolta dal giudice secondo la quale quel grano non serviva all'arciprete, era stato messo da parte per soddisfare le esigenze dei poveri e sarebbe stato appunto fornito a chi ne aveva necessità. In questo aspetto, dice Sciascia, c'è un accostamento
che io ho fatto al mondo della giustizia, che è stato fondamentale e che mi ha fatto capire come nella realtà effettiva del processo ci sono delle discriminazioni, ci sono delle diseguaglianze che rendono impossibile alla giustizia raggiungere i risultati che istituzionalmente dovrebbero essere raggiunti. Ecco, quindi, così come trasegnato nelle stesse parole dello scrittore, il modo in cui è emersa l'attenzione, la centralità per la giustizia, che io però non penso sia corretto ricondurre ad un'ossessione, come è stato fatto da alcuni scrittori che si sono occupati delle opere di Sciascia. E a me sembra che il parlare dell'ossessione fa pensare ad una patologia che si trasforma in nevrosi, mentre non c'è niente di più fisiologico e di più corretto dal punto di vista della formazione culturale del pensiero che l'atteggiamento di un intellettuale che percepisce il grande valore della giustizia e al tempo stesso si accorge, tocca con mano, come questo valore non sia concretamente realizzato. Del resto, è lui stesso che sottolinea il fatto che nel momento in cui si accosta al mondo giudiziario, al mondo investigativo e scopre che ci sono dei vuoti e delle manchevolezze, si rende conto che quell'ideale di giustizia non è realizzato, ma continua a credere nel diritto. E dice a un certo punto, in un passo di quello splendido volume che raccoglie l'intervista fatta da Marcel Padovani a lui: io credo nel diritto, la mia eresia è quindi quella di continuare a credere nel diritto nonostante le sconfitte che devo registrare là dove mi accosto a questo mondo. Ecco quindi che viene fuori questa esigenza, che è l'esigenza segnalata da Giovanni Fiandaca, di inquadrare dal punto di vista culturale e starei per dire anche filosofico, la specificità di Sciascia quando si parla di lui come illuminista. Poco fa è stato detto da Giovanni Fiandaca che forse una denominazione, un'etichetta appropriata potrebbe essere quella di illuminista che è sostanzialmente pessimista oppure, secondo un'altra definizione, inquieto. Voglio cercare di approfondire queste categorie per cercare di vedere veramente che cosa significa alla luce delle sue opere, dei suoi interventi, dei suoi romanzi, dei suoi racconti, l'essere illuminista da parte dell'intellettuale siciliano. Un primo aspetto che sottolinea con forza Sciascia è quello del suo amore, del suo fascino per la Rivoluzione francese. Dice lo scrittore, la rivoluzione francese è stato il più grande avvenimento rivoluzionario di tutto il mondo e non solo manifesta in più luoghi del suo lavoro letterario il modo suo di essere vicino alla Francia e ai francesi e alla cultura francese, tant'è che poi è stato ricambiato, come tutti sappiamo, non solo per la bella intervista di Marcel Padovani, ma anche perché un intellettuale francese, uno studioso, Claude Ambroise, ha curato
l'opera omnia pubblicata da Bompiani. Ebbene, in questo suo amore per la Francia e per la Rivoluzione francese sta quella definizione che io ho introdotto nel titolo della mia relazione, parlando di Sciascia come lo scrittore dal berretto frigio. Se c'è una cosa che denota la sua vicinanza alla cultura dell'illuminismo è proprio il suo schierarsi sempre e il suo impegno costante nella ricerca, nella denuncia delle deviazioni che si riscontrano nell'operare della giustizia penale e quindi nella caccia sostanzialmente a quel distacco, diceva prima Giovanni Fiandaca, le divaricazioni fra il dover essere della norma e l'essere della sperimentazione concreta della giustizia penale. Sapete tutti che Sciascia ha emblematicamente indicato la sua vicinanza e diciamo così il suo coinvolgimento emotivo e culturale nel lavoro di Voltaire, e addirittura ha detto che il modello dello scrittore è proprio quello che si ritrova in Voltaire per la sua lucidità, per la sua concisione, per la sua ironia, e si è schierato invece molto apertamente, addirittura con certe espressioni molto forti, contro Rousseau, arrivando a dire che la teoria della volontà generale che si esprime appunto nella legge, nelle proposizioni prescrittive che animano la legge, è qualcosa che ha fatto estremamente male alla vita del mondo occidentale, perché ha introdotto qualche cosa che ha creato delle dissonanze e delle deviazioni. Quindi, dal punto di vista del suo accostamento, dobbiamo registrare una vicinanza a Voltaire e invece un rifiuto, un ripudio di Rousseau. Vediamo come questo si traduce, al di là delle enunciazioni generali ed astratte, nel suo lavoro letterario e nei suoi racconti, nella sua produzione. Direi che c'è un passo fondamentale. Io ritengo che sia un vero capolavoro, sia dal punto di vista letterario, sia dal punto di vista sarei per dire filosofico, e in un passo del giorno della civetta, e che costituisce quasi il pendant rispetto a quell'altro passo che è stato citato da Giovanni Fiandaca con riguardo al contesto, là dove si ritrova il dialogo fra l'ispettore Rogas e il presidente Ricches. In questo passo del giorno della civetta, Sciascia fa parlare un personaggio che è molto singolare ed è anche questo letterariamente molto efficace. Parla il confidente di polizia, cioè un uomo che ha un piede nella legalità e l'altro piede nella criminalità. Ed egli, dice Sciascia, questo confidente, aveva paura sia della legge sia delle minacce della mafia, ed aggiunge: attenzione, lui aveva paura non della legge che è incarnata dalla ragione, cioè dalle norme contenute nei codici e in tutti gli atti legislativi, aveva paura invece della legge intesa come comando specifico e concreto degli uomini che applicano la legge
E quindi per lui, dice Sciascia, il brigadiere, il poliziotto, la guardia municipale ed il giudice sono uomini che esprimono dei comandi che sono paragonabili a quelli delle leggi e sono quindi degli ordini in concreto, ma questi comandi sono distaccati dalla legge come ragione. Sono comandi che a volte nascono, aggiunge Sciascia, per il fatto che magari il giudice alla mattina facendosi la barba si è graffiato oppure è di buon umore perché ha bevuto un buon caffè. In questo modo, diciamo, la realtà che viene percepita da qui, dalle persone che questi comandi debbono poi eseguire, è la realtà di qualcosa che si muove anche con un braccio, dice Sciascia, che è il braccio dell'arbitrio, mentre l'altro braccio lo tiene da parte per proteggere altre persone. E quindi il confidente tra ricchi e poveri e nella dicotomia fra ignoranti e sapienti, vede che non può funzionare la legge come norma astratta e generale che fa una disciplina che può essere accettata da tutti. Questa legge effettivamente viene tradita, viene modificata, viene alterata nel momento in cui l'uomo in carne e ossa, che sia carabiniere o che sia giudice, finisce per esprimere il comando. Credo che questo passo sia di estrema importanza per collocare nella giusta luce l'illuminismo di Sciascia. Qui troviamo quella che nel titolo del nostro convegno viene chiamata ambivalenza e forse si delinea sostanzialmente un ossimero, ossimoro, nel senso che si può dire che Sciascia sia un illuminista per la parte in cui combatte le deviazioni nell'applicazione delle norme nel processo, ma al tempo stesso sia un jus realista. È sorprendente l'accostamento che si può fare di questo passo, là dove si sottolinea, come ho già detto, il ruolo che può avere la persona che applica la legge e, per le suggestioni, le impressioni e i condizionamenti che gli derivano nell'applicare la legge rispetto a quel modello di giusrealismo americano che negli anni 30, in un saggio rimasto famoso che è quello di Jerome Frank, che è Law and the Modern Mind, si fa riferimento alla divaricazione che sostanzialmente si realizza nell'applicazione del diritto, perché è ovviamente una provocazione, una esasperazione, dice Jerome Frank, questo filosofo realista, in sostanza c'è qualcosa che si articola rispetto a spinte e suggestioni che vengono dall'atteggiamento interiore dell'uomo e quindi il giudice, e dice Frank, decise sulla base di quello che ha mangiato alla mattina. È ovviamente un'alterazione, è una esasperazione, ma fa capire come l'atteggiamento di Sciascia nel momento in cui traccia
il perimetro di questa vicenda del confidente e dei suoi pensieri e del suo vissuto sia riconducibile ad un aspetto che è lontanissimo da quello dell'illuminismo. Come tutti sappiamo, l'illuminismo ha una fede profonda nella legge. Tutto il mondo illuministico è legato alla legge come volontà generale, come espressione di un meccanismo che sostanzialmente governa la vita sociale e la rende giusta, perché il giudice non fa altro che applicare meccanicamente le norme, bouche de la loi. Al contrario, qui, come ci dice Sciascia, non c'è la fede nella legge, c'è la constatazione di come la legge viene ad alterarsi nel momento applicativo. Ecco quindi che da questo passaggio io credo possiamo mettere a fuoco nel modo forse più convincente, a mio avviso, ciò che caratterizza questo illuminismo a metà di Sciascia, anche perché ne abbiamo un riscontro in quello che Giovanni Fiandaca ci ha ricordato a proposito del contesto. E in questo passaggio, nell'episodio del presidente della Corte Suprema Riques, che dà una sorta di indicazione, fa un sermone all'ispettore Rogas, c'è la rappresentazione di una visuale della giustizia paludata, caratterizzata dal mistero della transustanziazione. Si dice come quando si celebra la messa nell'ostia si realizza una trasformazione e diventa corpo di Cristo, così quando il giudice pronuncia la sentenza si dissolvono tutte le sue debolezze, tutte le sue incomprensioni, le sue forme di prevenzione, perché la sentenza, quando è pronunciata, è una sentenza giusta, è una sentenza indiscutibile, non esiste, come ha già ricordato Giovanni Fiandaca, nel pensiero del presidente Riques l'errore giudiziario. Ed è molto bello, anche dal punto di vista letterario, come Sciascia configura la posizione dell'ispettore Rogas rispetto a questa enunciazione di un scenario mistico. Dice una frase laconica che è messa in bocca a Rogas: l'ispettore emise qualcosa di simile a un gemito. E questo esprime naturalmente il distacco, il rifiuto che la figura di Rogas, che è un eroe positivo del romanzo, che è impegnato a ricostruire le responsabilità di una catena di delitti, ed è un uomo colto, raffinato, che dice Sciascia va persino a vedere le mostre d'arte, la posizione che assume questa persona rispetto a questo mondo dei misteri che viene rifiutato, perché appunto l'approccio, che è quello tipico di Sciascia e che è in qualche modo legato all'illuminismo, è un approccio laico e anche un approccio fortemente caratterizzato dall'empiria. Ecco, su questo punto faccio alcune notazioni, perché è facile cogliere nelle opere di Sciascia un aspetto che è fortemente legato alla effettività
del lavoro giudiziario ed è fortemente ancorato all'esperienza diretta che Sciascia ha avuto di quel mondo, o agli studi, alle investigazioni che egli ha fatto su episodi rispetto ai quali si è documentato prima di scrivere, per non fare slanci mistici e per non andare in un'area che è un'area dell'astratto del generale. Dice lo stesso Sciascia in un passaggio di una sua opera che i suoi personaggi sono personaggi ritagliati dalla realtà. Dice: i personaggi miei entrano spontaneamente nelle pagine dei miei scritti perché sono esseri che esistono ancor prima di entrare nella pagina dei miei scritti. E quindi, diciamo, lui è come se prelevasse dalla realtà certe figure e le elaborasse, e, diciamo, senza lasciarsi andare alla fantasia, ma cercando di scolpire in concreto nella scrittura, nella parola scritta, ciò che ha desunto dalla realtà. C'è un solo riferimento a qualche cosa che invece è frutto della sua personale elaborazione. Ed è, diciamo, questo da notare, e per quanto riguarda alcune figure che sono gli eroi positivi. Il capitano Bellodi, che è l'eroe positivo del giorno della civetta, così come Rogas, l'ispettore di polizia, che è appunto la figura positiva del contesto, sono, dice Sciascia, persone che egli non ha preso dalla realtà e sulle quali ha lavorato, diciamo, elaborando appunto questi personaggi. E dice: ho avuto solo la possibilità in concreto di vedere il lavoro di persone appartenenti al mondo dell'investigazione, come brigadieri, marescialli di polizia, e ho preso qualche spunto da questo, dal loro lavoro, ma queste figure centrali di eroe le ho create io. Ecco, questo anche fa capire come di fronte alla necessità di registrare le deviazioni dell'operare in concreto del mondo investigativo, il mondo della giustizia, egli abbia sentito però il bisogno di individuare dei punti di riferimento positivi che riscattano le sconfitte che l'esperienza giudiziaria spesso offre. Un altro aspetto che attiene al modo di lavorare empiricamente di Sciascia è quello che si desume dai casi. La sua produzione letteraria è piena di casistica. Il caso Tortora è già stato ricordato, c'è il caso Calvi, il caso di Raymond Roussel, una persona che negli anni 30 era stata assassinata a Palermo, se non sbaglio. Tutti gli altri casi che sono al centro, ad esempio, della morte dell'inquisitore e anche per quanto riguarda il Consiglio d'Egitto, sono frutto di una investigazione, di un'indagine che Sciascia con molto impegno ha fatto sulle carte, desumendone degli aspetti che soddisfano il suo bisogno di non fare slanci di fantasia, ma di andare caparbiamente sulla strada di un'esperienza già compiuta, già realizzata, per analizzarla in modo tale da offrire una chiave di lettura
molto efficace. Ecco quindi, e mi avvio a concludere, una volta registrato che Sciascia è un illuminista giusrealista e quindi con un contrasto interno nel suo pensiero che è del tutto singolare rispetto a quanto conosciamo dal punto di vista della ricostruzione storica dei modelli di pensiero appunto del periodo illuminista, e ci si può chiedere a questo punto qual è nella ricostruzione sciasciana la ragione di fondo che rende la giustizia così insoddisfacente, così incapace di realizzare quegli obiettivi di equilibrio e di uguaglianza che egli stesso postula, perché sono innati nella sua idea di giustizia come ragione. Ecco, allora in questa direzione si può sostanzialmente richiamare quello che viene fuori da molti dei suoi scritti, e vale a dire quel che si riassume sostanzialmente nell'idea di fondo secondo cui la giustizia soffre perché è soffocata dai lacci del potere. Non è a caso che non si possa perseguire una certa pista investigativa come accade appunto nel contesto. Ci sono delle deviazioni che vengono dall'alto e il potere continuamente assilla gli operatori della giustizia e sulla loro strada pone degli ostacoli, e quindi la missione che Sciascia si dà è la missione di far capire quanti e come sono strutturati questi ostacoli per rimuovere, diciamo, la marcia degli operatori della giustizia verso le mete che sono le mete più soddisfacenti rispetto ai principi fondamentali. Si può dire quindi che il garantismo di Sciascia è un garantismo che è finalizzato ad una meta che è una meta intravista e non dichiarata come possibile da raggiungere, perché il suo pessimismo alla fine prevale, ma una meta sperata, e quindi, come dice il titolo del nostro convegno, giustizia sperata, forse addirittura qualcosa di più di sperata. Giustizia necessariamente da perseguire e quindi da costruire in modo tale che con le garanzie individuali si possa essere sicuri che non si fa opera di prevaricazione. E badate bene, per Sciascia le garanzie nel processo penale debbono essere riconosciute non solo a chi appartiene a un certo schieramento, ma anche agli avversari politici e anche ai mafiosi. C'è però una cosa singolare che molti avranno notato. Sciascia ha una certa resistenza a farsi definire garantista. C'è un passaggio, credo che sia nella metafora, in cui dice io non sono un garantista, sono una persona che crede nel diritto come incarnazione della ragione, perché il diritto nasce dalla ragione. Qui c'è l'aspetto razionalista che certamente è ricollegabile all'illuminismo, ma non voglio essere definito garantista. E la domanda è semplice: e come mai? In fondo non è un'etichetta negativa, è un'etichetta positiva, ma qui secondo me viene fuori Sciascia l'eretico, cioè
così come è accaduto nella polemica con i professionisti dell'antimafia, e anche in questo caso Sciascia vuol dire sostanzialmente che egli, per il suo temperamento, per la sua innata posizione, diciamo, individualista e di persona che vuole combattere la sua battaglia da solo, non vuole avere un'etichetta che è qualcosa di logoro, qualcosa di appiccicato anche ad altre persone. Ed ecco perché a questo punto fa un'operazione che sembra un'operazione insensata, perché egli fondamentalmente è garantista, è portatore di una forte esigenza di garantismo nel sistema penale. Ecco, allora ne viene fuori anche qui un secondo ossimoro: non soltanto Sciascia come illuminista jus realista, ma Sciascia come eretico credente, nel senso che è un individuo che rivendica l'autonomia fortemente del suo pensiero, ma fortemente crede nella giustizia. Non vuole andare ad accendere i ceri sotto la statua della giustizia, però vuole illuminarla coi riflettori per far capire quali sono le crepe di questa statua, di questa scultura, quali sono i vuoti e gli ammanchi. Tutto questo per fare una cosa fondamentale, per far sì che la giustizia sia liberata dai lacci del potere e possa risplendere veramente secondo il principio di ragione. Grazie. Grazie professor Amodio, per la relazione che si può, in continuità ideale con quella del professore Fiandaca. Sfruttando veramente minimamente il mio ruolo di moderatore, faccio due osservazioni. Lei ha detto che una delle degli aspetti dell'illuminismo di Sciascia è rappresentato dal fascino, che è da qui il titolo anche della sua relazione, per la rivoluzione francese. Sì, sono d'accordo, ma secondo me appunto Sciascia considerava la rivoluzione francese, l'illuminismo, un momento propizio dell'umanità, un periodo forse in cui gli sarebbe anche piaciuto vivere, ma non avrebbe mai detto, come con Kant, no, che la rivoluzione francese è un signum prognosticum, un segno premonitore del progresso morale dell'umanità. Secondo me è appunto quello che gli manca, che manca a Sciascia per considerarlo un illuminista in senso pieno, è la fiducia e l'ottimismo in questo progresso morale dell'umanità. Poi il secondo punto che condivido molto, l'illuminismo in genere è, diciamo, un periodo articolato e complesso, no? Ci sono diverse anime, Rousseau e Voltaire, sicuramente Sciascia propende per Voltaire. Questo spiega anche, oltre appunto questa cosa che condivido molto del Sciascia realista in ambito giuridico, non soltanto il fatto che in Sciascia fosse molto chiaro la divaricazione tra dover essere ed essere, ma anche la non mitizzazione del dover essere. Il diritto è importante, è qualcosa su cui aggrapparsi, ma con Frank non va idealizzato, non va considerato un succedaneo del padre, la salvezza da tutti i mali. È un, direi, un male necessario. Insomma, almeno questo penso che forse potrebbe essere una definizione del diritto che potrebbe piacere a Sciascia. Ma mi taccio, do la parola alla professoressa Catalano, che svolgerà una relazione sull'imputato nell'ingranaggio processuale e lo spettro dell'errore giudiziale. Ringrazio il professor Schiavello della parola, ringrazio il Dipartimento e i colleghi per l'invito a questo incontro che
sono ancora più grata di partecipare dopo le splendide relazioni del professor Fiandaca e del mio maestro, il professor Amodio, che peraltro mi pongono in un certo imbarazzo nel parlare successivamente, quindi mi limiterò ad alcune considerazioni prendendo le mosse da quanto è già stato rilevato sul fatto che nella maggior parte dei racconti di Sciascia che riproducono lo schema dell'inchiesta giudiziaria, il lavoro di ricostruzione dei fatti portato avanti da inquirenti e magistrati è destinato a frantumarsi contro la soluzione sbagliata, contro un epilogo posticcio suggerito da interessi e valutazioni superiori. Si potrebbe dire che i racconti di Sciascia rappresentino il negativo in senso fotografico della giustizia, declinata secondo quello che è stato definito il modello della mistificazione o dell'impostura parodistica, anche se se per parodia il sottotitolo del contesto è una parodia, si intende una cattiva riproduzione di ciò che si propone di imitare, non si può non rilevare come la rappresentazione pessimistica di vicende giudiziarie da parte di Sciascia non sia purtroppo spesso parodia, ma riproduzione fedele di quanto accade o accaduto nella realtà. Penso alla miniatura storica già richiamata dei pugnalatori, dove il tentativo del pubblico ministero Giacosa di opporsi all'accoglimento della soluzione sbagliata non ottiene altro risultato se non il sacrificio della propria carriera. Ma anche quando la giustizia non è deviata, anche quando o prima che l'iter ricostruttivo sia spezzato da interferenze esterne, Sciascia non indulge alla tentazione, e in questo senso i suoi sono antigialli, la negazione del giallo, non indulge alla tentazione di fare sconti all'abilità dell'investigatore, di seminare indizi che il lettore può utilizzare per ricomporre il puzzle. Sciascia è perfettamente cosciente della fallibilità dell'accertamento, anche quando non è deviato dagli interessi del potere. La ricerca della verità procede in modo lento, dubitativo, impervio, fallibile, e procede secondo la ragione, ma tante volte la ragione è stritolata negli ingranaggi del potere o anche negli ingranaggi della burocrazia, della macchina giudiziaria, delle imperfezioni della macchina giudiziaria, i cui pro quo, le lungaggini, le cavillosità, gli inesauribili conflitti formali di questo nostro paese che si proclama culla del diritto e invece ne è la bara. Sciascia nel Teatro della Memoria, che costruisce il caso dello smemorato di Collegno, con l'approccio empirico già ricordato dal professor Amodio. E in questo senso il pessimismo di Sciascia mette a nudo i nervi scoperti del sistema, quelle sbavature che alle volte si preferisce coprire con la muffa dell'ipocrisia. Penso a un altro aspetto, l'intuizione lungimirante del fallibilismo della scienza, fallibilismo ancora più preoccupante se si pensa che allora, come ora, vi era una concezione ottimistica, una fiducia nella presunta assoluta oggettività del sapere scientifico. Ben prima della diffusione del cosiddetto effetto CSI, Sciascia nel Mare color del vino e anche in 1912+1 mette in luce la confusione che i periti apportano ai giudizi criminali, quindi abbraccia una la consapevolezza circa il carattere irriducibilmente probabilistico dell'accertamento penale, tanto quanto può essere chiara e semplice
la soluzione sbagliata, costruita a tavolino nel segno del verosimile. Di ricerca del verosimile si parla nella già richiamato La strega e il capitano, in cui il supplizio della strega Caterina Medici ha la semplice funzione di creazione di un capo espiatorio, di celebrare l'efficienza della inefficiente amministrazione della giustizia. Tanto può essere chiara la soluzione sbagliata costruita a tavolino nel segno dell'impostura, tanto è nebulosa, incompleta, insoddisfacente la ricostruzione dei fatti aderente alla realtà, che viene ricercata per gradi successivi di approssimazione, per tentativi. Si potrebbe dire che mentre l'ingiustizia è chiara, la giustizia è oscura, e questa consapevolezza del fallibilismo dell'accertamento, che è un aspetto della visione pessimistica dell'amministrazione della giustizia di Sciascia, che si salda anche a quella già richiamata dal professor Fiandaca, sua coscienza del dramma del mestiere di giudice, la ritroviamo anche nelle sue prime opere. Nell'opera dal sapore neorealista, Le parrocchie di Regalpietra, in cui Sciascia rievoca una memoria della sua giovinezza, l'uccisione di un sindaco in una piazza affollata, e si fece vuota rosa di paura intorno al corpo che crollava. Ecco, oltre agli spunti in tema di mafia, di omertà, qui Sciascia chiosa a margine. Molto probabilmente andò in carcere per quell'omicidio una persona probabilmente innocente, ma tutti possono sbagliare, posso sbagliare io, possono sbagliare i giudici, e io tremo al pensiero di dover giudicare. Ha una grande sensibilità Sciascia verso la difficoltà del mestiere di giudice, verso il fatto che i giudici devono essere confortati. Il professor Fiandaca ha già richiamato a questo proposito la necessaria operatività del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio. È significativo l'uso da parte di Sciascia del termine conforto. I giudici fanno un mestiere drammatico, di smisurata responsabilità, necessitano di conforto. Alle origini della nascita del canone Bard, Beyond Any Reasonable Doubt, si rinviene proprio l'esigenza di fornire moral comfort ai giudici, che tenuti ad accertare la responsabilità non al di là di ogni dubbio, ma al di là di ogni ragionevole dubbio, possono tacitare la propria coscienza di fronte all'immane responsabilità del giudizio. E vediamo il piccolo giudice di porte aperte che sente tutto il peso di questa responsabilità, che ricorda il giudice che entra in camera di consiglio povero e piccolo sotto il peso della sua responsabilità. Al tempo stesso, l'ha già richiamato il professor Fiandaca, quindi non mi dilungo, Sciascia è ben consapevole come proprio la difficoltà del mestiere di giudice possa indurre la magistratura a sviluppare un forte afflato corporativo, con la conseguente necessità di vigilanza su quelle iniziative della magistratura che possono essere affrettate, e richiama il caso della operazione post
posta in essere dalla magistratura campana, nell'ambito della quale è stato arrestato Enzo Toto, e centinaia di persone furono arrestate per omonimia, mentre si scatenava un forte linciaggio mediatico. E questo, la necessità della tutela del segreto investigativo, è un altro aspetto sottolineato da Sciascia, sia come componente di un rinnovato abito mentale del magistrato, sia come aspetto della tutela contro l'errore giudiziario, che è un altro tema che Sciascia sente molto, cogliendo proprio i nessi tra insuperabile imperfezione del sistema, responsabilità del magistrato, difficoltà del mestiere di giudicare. Ora, lo stesso fatto di adottare come epilogo privilegiato dei suoi drammi giudiziari il modello dell'accertamento negato dagli interessi del potere riafferma in controluce l'esigenza di contrastare l'errore giudiziario. Dà vita a un personaggio come il presidente Enríquez, che nega la possibilità dell'errore giudiziario, vuol dire urlare la necessità di rimedi preventivi e riparatori contro l'errore giudiziario. E la stessa rappresentazione, uso le parole del professor Amodio, la stessa rappresentazione da parte del giudice Enríquez della sentenza come un prodotto oracolare, impermeabile alle impugnazioni, non può che colpire il lettore come un pugno allo stomaco, circa il carattere inquietante che può assumere il potere del giudice penale, se libero da lacci e lacciuoli. Non a caso la personale bête noire del presidente Enríquez è il trattato sulla tolleranza di Voltaire. E ancora più disturbante è il presupposto della inconfutabilità della sentenza, secondo la visione appunto distopica del presidente Enríquez, non l'irrilevanza delle non tanto l'impossibilità dell'errore giudiziario. L'errore giudiziario è impossibile perché comunque è irrilevante. Una volta impostato il quadrante, richiamo ancora le parole del mio maestro mistico dell'amministrazione della giustizia, quello che conta è solo la corrispondenza formale tra colpa e punizione. Irrilevante la qualità della colpa, irrilevante la colpevolezza o l'innocenza del punito, tant'è vero che può ritenersi giusta la condanna pronunciata nel 600 dai giudici milanesi contro gli untori per il fatto che la peste c'era, serviva un qualunque colpevole per tranquillizzare la massa. Si può dire che la visione distopica appunto del presidente Enríquez evoca questa idea di amministrazione esemplare della giustizia, e faccio una notazione, un salto in avanti. 10 anni dopo, Sciascia, in un articolo dialogo tra Candido e l'Inquisitore, suppone come realizzato questa visione apocalittica del giudice Enríquez, in cui l'amministrazione della giustizia si risolve sostanzialmente in una idea, nel senso platonico di ombra sul fondo delle caverne. Vengono celebrati alcuni processi simbolici non verso i veri colpevoli, ma verso coloro che il potere, quello vero, ha deciso di rendere alla colpa. E questa visione distopica, questa visione della giustizia, il contesto ha come sottotitolo una parodia, e in uno dei primi in una delle prime recensioni del il contesto uscita sul Corriere della Sera e a firma di Genio Pampaloni, tra l'altro un ulteriore motivo
e mi rallegra di essere coinvolta in questa bella iniziativa, che ho rispolverato i ritagli di giornale che mio padre aveva, che era siciliano, a suo tempo aveva raccolto a margine delle opere di Sciascia. Come commenta Geno Pampalone? In quest'opera Sciascia porta il suo illuminismo sull'orlo della satira tragica. È una satira tragica, ma al tempo stesso Sciascia si rende conto come questa visione apocalittica non manchi di addentelati sul piano storico e sociologico. L'eretico Sciascia, in dalle parti delle infedeli, come già nella Sicilia come metafora, rievoca le radici del processo inquisitoriale o stalinista, in cui bisogna, anche se innocenti, rendersi alla colpa. Il modus procedenti dell'Inquisizione muoveva dal presupposto della infalsificabilità dell'ipotesi di accusa, venendo così a creare quell'errore giudiziario che si pretendeva di negare. Allo stesso modo nel processo politico, nel contesto si parla dell'ingranaggio. Ora, anche il lessico del contesto trova un'agghiacciante corrispondenza nella testimonianza di Arthur London, l'autore della confessione nell'ingranaggio del processo di Praga, che vice ministro degli esteri a Praga, funzionario del Partito Comunista, fu sottoposto a uno dei processi farsa per dirimere conflitti interni al partito, e si legge: se accetti di firmare la confessione, ti metti agli occhi del partito sulla via della redenzione; se rifiuti perché sei innocente, sei un colpevole incallito. È la stessa logica di quando il presidente Riques afferma: con la confessione dell'innocenza viene stabilito il circuito della legittimità. È la stessa logica sul piano sociologico del rito medievale dell'espulsione del capro espiatorio, che serviva a placare l'ansia della collettività, serviva anche al tempo stesso di monito. Il supplizio di Caterina in Strega e il Capitano può avere anche questa funzione, oltre a quella di non è dovuto all'ottusa crudeltà degli inquirenti, sono abili a cogliere l'occasione di riaffermare l'efficienza della inefficiente amministrazione della giustizia. E in fondo qualche traccia della concezione che vuole perseguire i diritti, i delitti universali ed eterni e rinnegare l'errore giudiziario, qualche traccia la potremmo anche paradossalmente rintracciare in alcuni aspetti nel nostro sistema. Ha scritto il costituzionalista Andrea Pugliotto che il regime dell'ergastolo ostativo è un atto di fede in un ordinamento infallibile. Il regime dell'ergastolo ostativo, tra l'altro, in questi giorni al vaglio della consulta, preclude l'accesso ai benefici salvo i casi di collaborazione o collaborazione impossibile. E quale collaborazione più impossibile che quella dell'innocente? Questa è una provocazione. Sciascia ha colto molto bene tutte le implicazioni della fallibilità dell'accertamento, ivi compreso quel senso, non arriviamo all'omertà, ma di indifferenza dell'opinione pubblica rispetto all'amministrazione della giustizia, di chi sente
vanno il buon senso, è il mare colore del vino, vanno il buon senso di fronte all'assurdità della macchina giudiziaria. E Sciascia esplora tutti gli aspetti della devastante esperienza dell'imputato che si trovi da innocente nell'ingranaggio della macchina giudiziaria. Si legge nel contesto: sono capitato nell'ingranaggio, poteva stritolarmi e ne sono uscito vivo. Ero innocente. Cosa vuol dire innocente? Sto citando a braccio perché non trovo il riferimento. Cosa vuol dire innocente? È come dire: attraversi la strada e una macchina ti mette sotto, innocente, ed è stato investito da una automobile. Sciascia mette a fuoco in primo luogo l'esigenza di contenere entro termini ragionevoli la durata del processo, ben prima dell'ingresso in Costituzione della formula che tutela la durata ragionevole del processo. Perché l'appiattimento della curvatura cronologica del processo, quello che si vuol fare col blocco della prescrizione, equivale a fare tabula rasa dell'idea di diritto. Cosa resta dell'idea di diritto è lo Sciascia saggista e parlamentare che parla. Quando si legifera sulla possibilità per un cittadino di restare per una dozzina d'anni in carcere prima che una sentenza definitiva lo condanna alla solva. E nel contesto l'ispettore Rogas, l'alter ego di Sciascia, che passa tra l'altro dalla parte in realtà del soggetto che probabilmente del giustiziere già vittima di errori giudiziari, quando l'ispettore Rogas, secondo quell'approccio empirico richiamato dal professor Amodio, passa in rassegna i fascicoli relativi a possibili innocenti giunti in Cassazione dopo un giro d'anni, breve come un soffio nel corso siderale che l'amministrazione della giustizia del nostro paese, ma piuttosto lungo se misurato dalla cella di un carcere, ecco, Rogas, l'alter ego di Sciascia, ha ben presente che la celerità processuale è diritto fondamentale dell'imputato, che nasce con un procedimento bottom up, dal basso, dall'intuizione che il processo è in sé una pena. Quindi Sciascia non confonde l'esigenza di celerità processuale con l'efficienza con la quale la durata ragionevole del processo è troppo spesso dalla nostra magistratura e anche dal nostro legislatore confusa. Anzi, Sciascia mette in guardia Il Cavaliere e la Morte dai rischi della giustizia svelta. E mette in evidenza tutte le conseguenze derivanti dalla sottoposizione a processo per l'imputato, l'agonia mediatica, ma anche si legge in porte aperte. Nel processo viene srotolata la vita dell'imputato, era stato come denudato, vengono in mente reminiscenze kafkiane. La sentenza non viene a un tratto, è il processo che si trasforma poco a poco in sentenza. Quindi la dimensione della durata ragionevole del processo è nella giusta chiave, che è una chiave etica, non economica. Lo stesso Sciascia non solo ammonisce contro i rischi della giustizia svelta, ma mette in luce come questa idea della giustizia svelta abbia un humus criminologico diverso, collegato a istanze
di giustizia vendicativa che vedono il processo come un rullo compressore che punta dritto alla condanna. Nel processo alla strega Caterina, per semplificare, per accelerare, per arrivare dritti e spediti alla condanna di Caterina, gli inquirenti hanno eliminato dal processo quei verbali di interrogatori che apparivano contraddittori. Anche in todo modo, Don Gaetano, il coltissimo Don Gaetano, fa riferimento al modo ex abrupto, e il modo palatino ed ex abrupto viene lodato da Zenobio Russo nel Settecento con riferimento alle grammatiche spagnole del Cinquecento come necessarissimo nelle cause criminali, perché incute timore al reo e al pubblico serve d'esempio. Ecco, questa è la giustizia svelta agli antipodi dell'idea che ha Sciascia sulla necessità di contenere il dramma che egli fotografa nelle sue opere dell'imputato sottoposto a processo, tritolato dalle ruote dell'ingranaggio. Mi avvio alla conclusione evidenziando un altro dente dell'ingranaggio processuale, è quello che stritola il semplice testimone. È descritto molto bene da Sciascia in A ciascuno il suo, ma soprattutto in un'opera che è significativa, perché è l'ultima di Sciascia, Una storia semplice, e per l'epigrafe. L'epigrafe voglio scandagliare le possibilità che forse restano ancora alla giustizia. Ancora una volta, in una storia semplice, le responsabilità del vero colpevole vengono occultate dietro lo schermo dell'incidente. Il vero colpevole è un commissario di polizia, e in fondo l'unico a pagare, in un certo senso, con 2 giorni di camera di sicurezza, è il testimone, descritto semplicemente come l'uomo della Volvo, il quale, seppur di malavoglia, spontaneamente si è presentato in questura. Non vorrei abbassare il livello della discussione, ma questo rievoca un po' un episodio dei mostri di Noisi, testimone volontario che alla fine viene massacrato e accompagnato fuori dalla moglie, che borbotta, che vergogna. Ecco, l'uomo della Volvo spontaneamente andò in questura, e quando alla fine torna libero dopo i 2 giorni di camera di sicurezza, incontra per puro caso chi riconosce come uno degli assassini, si guarda bene da riferire quando ha visto, pensa per un momento di tornare indietro, e poi riprese cantando la strada verso casa. Che vado a cacciarmi in un guaio più grosso ancora, e questa è la fine del romanzo. Si potrebbe dire che l'uomo della Volvo entra nella schiera degli omertosi, degli indifferenti, e quindi dare una risposta amarissima a quello che era l'incipit, voglio scandagliare le possibilità che restano alla giustizia, oppure vedere in questo barlume di senso civico comunque manifestato alla fine dall'uomo della Volvo, ma anche nell'entusiasmo del brigadiere La Gandara, che ha come suprema ambizione la laurea in legge, nella fiducia nella ragione del professor Franzò, ancora una fiammella di speranza per la giustizia, di cui la letteratura diventa strumento di riscatto. Vorrei concludere richiamando un passo di
di uno degli articoli raccolti in A Futura Memoria, in cui il garantista che rifiuta questa etichetta sciascia è al contempo l'eretico perché crede nella giustizia, crede nel diritto, sottolinea come la mafia, e ripudia per questo la legislazione dell'emergenza, sottolinea come lo Stato nella lotta alla mafia ha tra le mani uno strumento, lo Stato, anzi la democrazia, ha tra le mani uno strumento che la tirannia non ha, il diritto, la legge uguale per tutti, la bilancia della giustizia. Quindi il pessimismo di Sciascia non chiude mai la porta alla fiducia nella giustizia come strumento di riscatto. Mi chiedo scusa se mi sono dilungata oltre i termini fissati, grazie. No, grazie mille, non ci siamo, non, almeno io non mi sono accorto se hai sforato i tempi, perché insomma il discorso era avvincente e insomma traspare da questa relazione tutta uno dei temi di Sciascia, la tragicità del decidere, il problema della verità nel processo, che è un problema tragico, perché non è la verità nel processo è una verità che riguarda il passato, e quindi non ci può soccorrere, qualora mai potesse farlo, una concezione della verità come corrispondenza con la realtà, come adequatio rei et intellectus, ma è sempre una ricostruzione di una storia, una narrazione che può essere anche molto congruente, ma può essere sempre falsa. E quindi il decidere è sempre tragico, perché non avremo mai la prova che i fatti così come sono stati ricostruiti siano effettivamente la realtà. E questo, tu hai citato alla fine del tuo discorso il coltissimo Don Gaetano di Todomodo, e proprio Don Gaetano, se non sbaglio, diceva qualcosa in un pranzo, no? Mi spaventa molto essere prete, adesso non cito a memoria perché non l'ho davanti, ma ancora di più mi spaventerebbe l'essere giudice. E quindi c'è, secondo me, in Sciascia l'idea di un magistrato, cioè se io penso, vedo una consonanza, no? Tra Sciascia e l'idea di magistrato che traspare, di giudice più che di magistrato, che traspare da quel bellissimo libro di Dante Troisi, Diario di un giudice, in cui proprio il giudicare è visto come sofferenza, come tragedia, e come con la consapevolezza, sempre per citare Don Gaetano, che prima di togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello devi avere ben chiara la trave che c'è nel tuo occhio. E a questa figura si contrappone la figura del magistrato di Una storia semplice, che anche questo insomma è citato, che appunto aveva la verità in tasca, e che appunto faceva, insomma, dove c'è quel bellissimo dialogo spesso citato, l'italiano non è l'italiano, eccetera. Va bene, insomma, mi fermo, non mi voglio fare prendere la mano, e do la parola a Salvatore Ferlita. La sua relazione ha come titolo Perseguire il colpevole, i colpevoli è impossibile. Leonardo Sciascia e l'incubo della giustizia. Grazie, grazie innanzitutto per l'ospitalità, insomma, da un pesce fuor d'acqua mi sento oltretutto e oltremodo sollecitato da una serie di osservazioni, di analisi, di disamine che spostano un po' il focus che è quello al quale io sono abituato, no? Troppo forse compromesso con le questioni letterarie. Ringrazio tutti, nella fattispecie la premiata ditta, la professoressa Maggio e il professor Blando, che ogni tanto si ricordano di me. Mi piace ricordare che spesso non mi sono trovato d'accordo con i miei colleghi, ma c'è stata una forte consonanza col professore Fiandaca in merito a questioni che intrecciavano giustizia e letteratura, per cui ecco, non mi sento poi tanto pesce fuor d'acqua alla fine.
Chi parla per ultimo, diciamo, si giova di alcune agevolazioni, ma paga anche lo scotto di dover arrivare dopo con tanti relatori. Certo, vorrei sottolineare un fatto. È importante che questo convegno abbia illuminato questa zona d'ombra della produzione sciasciana. È un convegno, diciamo, che arriva in forza di un anniversario. Uno si chiede, ma una volta che i festeggiamenti si concluderanno, le iniziative avranno preso forma, cosa resterà di Sciascia? A volte mi sembra, no, di vivere un tempo in cui i classici ritornino a scadenze periodiche. L'anniversario tondo dà la stura a un riattraversamento, un ripensamento, il tentativo di magari rimettere a sistema. Certo, è triste che ci siano scadenze programmate, no? E che i classici poi magari si rintanino nei loro loculi. Tant'è, è importante quantomeno che si torni a parlare di Sciascia, anche perché lo scrittore di cui ci stiamo occupando adesso è uno scrittore che è stato spesso surclassato dalle polemiche che ha innescato. Certo, è uno scrittore letto, rimane uno scrittore citato. Forse, diciamo, condizionato troppo da le questioni che ha brandito da polemista irredimibile. Ecco, per cui il dibattito su Sciascia risente di alcune pregiudiziali. Quindi Sciascia ogni volta deve, diciamo, ritornare in campo e riconoscere una ribalta in quanto scrittore tout court. Poi alla parola scrittore possiamo affiancare aggettivi più o meno coerenti, più o meno adeguati. Però ecco, ribadiamo il fatto che Sciascia è stato un grande scrittore, a prescindere dai temi che ha affrontato. Quindi è stato un grande scrittore per la forza della sua scrittura, per la straordinaria formazione che ha avuto e per la capacità poi di rimettere mano a generi letterari contaminandoli spesso in maniera sorprendente. Quindi Sciascia è uno scrittore in forza del suo stile, per cui fughiamo, mettiamo al bando tutte le remore di quanti hanno ridimensionato questo scrittore perché non mosso da ansie stilistiche. Ecco, ce ne occupiamo sì per i temi che ha affrontato, sì per le questioni che ha posto, ma soprattutto per come questi temi li ha affrontati e per come ha posto queste questioni. Rilevo un fatto interessantissimo, cioè nella mattinata di oggi torreggia imperioso il titolo del contesto di Sciascia. Perché? Certo, diciamo, si presta particolarmente al taglio dato ai lavori di questa mattinata, ma il contesto rappresenta il punto di non ritorno della produzione sciasciana. Cioè, dal contesto in poi Sciascia non è più dar forma a uno dei suoi romanzi polizieschi, ma rimettendosi ancora una volta in gioco, rimescolando le carte, ridefinendo un codice che lui stesso aveva rovesciato. Il romanzo
il contesto è forse quello più legato a uno scrittore che sembra lontanissimo da Sciascia, ma che invece gli è contiguo, che è appunto Kafka. Poco fa è stato utilizzato l'aggettivo kafkiano. Ecco, mi sento sollevato dal fatto che le tre relazioni prima della mia hanno toccato, diciamo, e mappato tutti i punti salienti, per cui sono grato a chi mi ha preceduto, perché mi ha sgombrato il mio campo da alcune macerie, diciamo così, per cui mi sento in grande sintonia. Ecco, Kafka è lo scrittore cui Sciascia guarda per rappresentare una situazione che non è più una situazione isolana. Sciascia ormai è convinto che la Sicilia è una manifestazione sintomatica acuta, diciamo così, no? Di una malattia, di una patologia che ormai, come metastasi impazzite dalla Sicilia, stanno conquistando altri territori, no? Quella famosa linea della Palma che in modo inquietante saliva sempre più verso nord. Quindi il contesto, diciamo così, è il punto di non ritorno della produzione sciasciana. Perché? Perché se nei suoi gialli precedenti, gialli assoluti, gialli eretici, no? Gialli che rovesciano il canone tradizionale del poliziesco, gialli che sono accordi non risolti in musica, se nei gialli precedenti il mestiere del detective ancora poteva postulare l'esistenza di una metafisica e quindi presupponevano in qualche modo la verità, parola che è ritornata parecchie volte oggi, e postulavano che la verità fosse in qualche modo accertabile e quindi si ammetteva l'esistenza di soggetti morali dei quali poteva essere dimostrata l'innocenza o la colpevolezza, ecco, dal contesto in poi non è più possibile, ci sta dicendo Sciascia. Quindi è una presa d'atto che si lega a un atteggiamento che già era, diciamo, particolarmente scorato in lui, no? Non dobbiamo mai, non possiamo dimenticare le posizioni improntate a un pessimismo sempre più radicale, no? Riguardo agli istituti della giustizia umana. Sciascia lo sapeva, di questi istituti si appropria chi detiene il potere. Ecco, il potere è stato l'idolo, diciamo, prioritario di Sciascia. Ecco, aver fatto di Sciascia una sorta di mafiologo non solo è un'offesa all'intelligenza di Sciascia, ma è un'offesa all'intelligenza dei lettori. Ecco, oggi ci sono gli studenti che stanno seguendo questi lavori, Sciascia andrebbe messo accanto a Kafka e a Orwell. Quindi, e non lo dico in forza di un delirio di onnipotenza, diciamo, isolazionista. No, lo sto dicendo perché Sciascia davvero, assieme a Kafka e a Orwell, è lo scrittore che ci consente di illuminare il chiaroscuro del Novecento, no? Che è fatto di aspirazione alla giustizia, di invocazione alla misericordia e poi di presa di coscienza di una apocalisse già avvenuta o prossima avventura. Quindi il potere, ecco, era la vera ossessione di Sciascia, il quale scrisse: tutti i governi, tutti i poteri, tutte le forme ed espressioni di autorità, tutti gli uomini che governano, che comandano, che condannano, suscitano in me la più profonda avversione e apprensione. Ecco, questa è, secondo me, l'epigrafe più rappresentativa che potremmo immaginare in esergo a tutta quanta la produzione sciasciana. Ecco, Sciascia avverte uno sconforto tremendo quando viene toccato il tema della giustizia, ma non tanto in letteratura, ma quanto quando della giustizia si parla per tutte quelle questioni che sono state anche ricordate, no? Legate a processi eclatanti, no? Allora, riprendendo il discorso del professor Fiandaca, per Sciascia sì, c'è da una parte la giustizia, che è un'aspirazione ideale, nobile, e però dall'altra parte c'è il diritto, no? Cioè la legge.
È una legge che si compie anche in barba a tutte le esigenze di moralità, di equità e appunto anche di misericordia. Allora, il tarlo ossessivo di Sciascia, cioè il tarlo che non lo lascia mai in pace e che rode le sue pagine, è legato a una mancata coincidenza, no? Ecco, lo dico in maniera magari semplicistica e brutale, questa mancata coincidenza tra giustizia e diritto. No? Sciascia prende atto di questo e diciamo, la denuncia eclatante la fa nel contesto. Ecco, allora il contesto ci fa pensare a quell'uniquique sum, no? Per cui la legge, in quanto il diritto, in quanto caotico e farraginoso, non ha una sua interiore coerenza. Quindi Sciascia viene schiacciato da questa antinomia, diritto da una parte e giustizia dall'altra. E ricordiamoci anche le sue prese di posizione, diciamo, a dir poco eretiche, quando a un certo punto disse né con questo Stato né con le BR. No? Era l'ennesimo tentativo di denunciare il collegamento, quel patto scellerato che esiste tra potere e diritto. No? E allora Sciascia prende atto nel contesto di questa gigantesca lacuna, di questo vuoto che è l'assenza della giustizia. E questo poi ha delle conseguenze diciamo, davvero enormi, perché rappresenta uno smottamento definitivo. Cioè il diritto per Sciascia è qualcosa di farraginoso, di cavilloso, di tentacolare, e ha fatto bene il professor Fiandaca a lambire una peculiarità della letteratura siciliana tout court, no? Che è quella di questa dimensione di scetticismo nei confronti della giustizia giusta, no? L'aveva detto Sciascia una volta intervistato da Le Monde, no? Tutta la letteratura siciliana, diciamo, provo a sintetizzare, nasce dalla consapevolezza di un mondo privo di giustizia. Quindi qui ci sta fornendo una chiave di lettura che è stata in parte ripresa dal professor Fiandaca, no? Dove i diritti non sono assolutamente rispettati e dove vige la degenerazione del potere. Sciascia è chiarissimo, no? Questa dichiarazione si lega a quanto già aveva detto, diciamo, in trasparenza a volte, ma magari a volte anche apertis verbis, in quelle pagine straordinarie della corda pazza, no? Dove riattraversa la cultura siciliana, toccandone anche i suoi meandri. Ecco, e allora Sciascia ci appare, diciamo, legato a doppio filo a Pirandello, no? È inevitabile. Io, diciamo, per Celia ho messo assieme alcune novelle di Pirandello, intitolando la raccolta Contro gli avvocati, diciamo, al di là della scommessa c'era la consapevolezza che per Pirandello, appunto, la giustizia è un congegno indiavolato, no? La parola congegno ci riporta all'altra parola utilizzata spesso, cioè ingranaggio, l'ingranaggio che schiaccia. Parlare di Sciascia e Pirandello significa parlare di Sciascia che guarda a Pirandello, il quale aveva preso atto del naufragio della ragione in Sicilia. Ecco, per cui se è vero che Sciascia utilizza la ragione come un grimaldello, non può che prendere atto che in Sicilia, ma nell'Italia tutta, la ragione va incontro al naufragio. Cioè forse Sciascia con i suoi libri ci vuol dire che da noi la ragione è destinata a diventare ragione di Stato. Allora sembra un cortocircuito rischiosissimo, ma Sciascia riesce a declinare e a fondere da una parte Pirandello e dall'altra parte Voltaire, no? Quel Voltaire che Riques disconosce, no? E millanta in quel suo discorso, diciamo, da invasato demoniaco, no? Sulla sacralità del processo. Quindi Sciascia, Pirandello. Ora, Pirandello, la dimensione causidica
diciamo così, il processo verbale lo aveva rinchiuso dentro a una stanza, no? Quella famosa stanza della tortura che fu additata dal grande Giovanni Macchia, no? Laddove il personaggio pirandelliano è come se venisse di volta in volta sottoposto a un interrogatorio. E allora lì si vede già in trasparenza la presenza, che poi in Sciascia sarà pervasiva e ossessiva, di una figura dell'inquirente che diventa inquisitore. Però Sciascia cosa fa? È come se avesse tratto da Pirandello, no? Ricavato questo inesauribile processo verbale, proiettandolo in una dimensione pubblica, no? Dalla stanza della tortura, mi pare che l'avesse detto Vincenzo Consolo, cioè il processo verbale trasloca passando nella pubblica piazza, e allora lì abbiamo il processo verbale che si consuma di fronte, diciamo, al vessillo imbarazzante del potere. Quindi nel contesto è come se Sciascia ci dicesse che la giustizia, passando al setaccio del diritto, ritorna alla sua forma inquisitoriale. Ecco, giustamente Costantino Visconti ha richiamato la centralità fondamentale dell'opera Morte dell'Inquisitore, no? A cui Sciascia guardava con meno fastidio rispetto alle altre opere da lui scritte. Era quella che trovava forse la più coerente, la meglio riuscita. La giustizia che passa al setaccio del diritto diventa inquisizione. Allora l'inquirente si trasforma nell'inquisitore, no? L'inquisitore non è quello che ricerca la verità, ma è quello che tortura, è quello che vuole penetrare, ce l'ha detto Sciascia in pagine veramente immarcescibili, no? Vuole penetrare nell'animo dell'inquisito, che vuole convincerlo delle sue colpe, magari non partendo da un dato di fatto, magari prendendo le mosse da un sospetto, no? Gli scava nella mente e nel cuore, dice Sciascia. Quindi l'inquisitore parte da una parvenza, no? Di verità, e poi quella verità prova a quella verità prova a dar forma. Fa finta di interrogare, ci dice Sciascia, l'inquisitore, imponendo la sua verità. Diciamo, l'inquisitore non è un inquirente, ma è un subdolo mistificatore. E quindi torna il discorso sul processo, sulla polizia, la polizia giudiziaria, i giudici, tutto quanto ricondotto a un'esperienza riconducibile appunto al rapporto inquisitore inquisito. È stato richiamato più volte quel passaggio nodale del dialogo tra l'ispettore e Enriquez, no? Laddove si dice che non è ammissibile l'esistenza dell'errore giudiziari, no? Sono le pagine in cui Enriquez se la prende con Voltaire. In quelle pagine io avverto un ritorno all'arbitrio inquisitoriale, no? Un ritorno diciamo particolarmente inquietante. E l'arbitrio inquisitoriale, non dimentichiamolo, era stato combattuto diciamo, in maniera viscerale dall'avvocato di Blasi. No? Era l'arbitro inquisitoriale era il fantasma che ossessionava il di Blasi, il quale di Blasi, no, in forza di questo suo innamoramento nei confronti degli ideali che arrivavano dalla Francia, no? E qui ritorna il legame fortissimo che Sciascia ebbe, che lo strinse all'illuminismo, no, di Blasi, in nome di quegli ideali, no, provando a immaginare una congiura giacobina, andrà incontro appunto alla tortura, no? E ritorna il discorso legato
all'uso distorto della giustizia, no? E al potere che calpesta le ragioni del singolo. Il Di Blasi che riesce però a mantenere intatta la sua dignità, no? Il Di Blasi è in qualche modo ritagliato sulla sagoma di Fra Diego La Matina. Entrambi sono uomini di tenace concetto, no? Che resistono sino alla fine dinanzi al tentativo di disumanizzazione, perché è questo che fa il potere. Il Di Blasi uomo solo di fronte alla tortura. Ecco, allora possiamo abolire la cronologia è nemica dell'ermeneutica, no? La cronologia ci costringe a seguire passo passo lo scrittore, ma noi dobbiamo inventarne di nuove per entrare dentro alle ragioni nascoste della scrittura. Allora, se aboliamo la cronologia, possiamo mettere assieme dei libri che formano una costellazione, per cui Fra Diego La Matina, l'avvocato Di Blasi, Aldo Moro, rappresentano un drappello di irriducibili, perché sono gli uomini soli di fronte al potere. L'uomo solo è l'uomo solo di memoria pirandelliana, no? L'uomo solo che veniva additato da Giacomo De Benedetti come l'interlocutore principale di Pirandello romanziere, di Pirandello drammaturgo. E quindi in questa fratellanza misteriosa, no, noi scopriamo in qualche modo che il contesto si lega a doppio filo sia alla morte dell'inquisitore che poi al Consiglio d'Egitto, e si lega a queste opere attraverso un incunabolo che è appunto Porte Aperte, che è stato, diciamo, più volte citato. Ecco, Sciascia è convinto che la giustizia forse potrà sopravvivere in forza dell'esistenza di quei piccoli giudici, no? Che avvertono il peso schiacciante del loro ruolo, e come si intuisce in Porte Aperte, sono dei piccoli giudici che in maniera gravosa abbracciano il loro ruolo, sentendosi vicini a Dio. Ora, è vero che i piccoli giudici in qualche modo puntellano la giustizia pencolante, ecco, e però se è vero che assomigliano a Dio, a me viene in mente quello che a un certo punto Fra Diego La Matina, sul punto di essere sacrificato, dice al suo aguzzino, no? Deus est in justus. Quando Fra Diego accarezza l'idea di una possibile sua salvezza, l'aguzzino tarpa le ali di questa speranza, ecco, Fra Diego dice: Dio è ingiusto. Allora, se la giustizia non è di questo mondo, ci dice Leonardo Sciascia, ma è di un altro mondo, allora possiamo tirare in ballo Dio. Ma se Dio è ingiusto, no, che possibilità rimane alla giustizia? Io mi fermerei qui, diciamo, magari aspettandomi qualche intervento, sperando in un dibattito proficuo. Grazie ancora. Grazie a te per la relazione veramente suggestiva. Sono assolutamente d'accordo con la linea, insomma, che l'ossessione, come hai detto, se me la sono appuntata, il potere è l'ossessione di Sciascia. E poi concluso che, diciamo, tra le figure di Sciascia più interessanti sono tutte figure di uomini soli di fronte al potere. Anche gli scrittori che tu hai evocato come scrittori in qualche misura accostabili, senza assolutamente, diciamo, avere vertigini, diciamo, di grandezza a Sciascia, come Orwell e Kafka, proprio rispetto a quello che dicevi tu del potere, di cui tra l'altro Sciascia non si occupa della patologia del potere, ma della fisiologia del potere, che è necessariamente patologia.
E questo mi ha fatto pensare quello che tu dicevi al racconto, breve racconto di Kafka di fronte alla legge. La legge, anche la legge, appunto, che diciamo il diritto che è per Sciascia un baluardo, una boa a cui aggrapparsi, ma appunto come male necessario, lascia sempre fuori le persone, diciamo, che vi si accostano, le respinge come appunto il potere respingente, quindi diciamo così, per abbassare un po' il livello, penso anche oltre a Kafka e Orwell al De André nella mia ora di libertà, a proposito dell'idea di Sciascia del potere, ma ancora una volta mi taccio e no, prima di dare la parola al professor Di Chiara per concludere. Volevo dire che insomma il professor Bellavista si scusa, ma per un impegno istituzionale è dovuto andare via e niente, do la parola a Giuseppe Di Chiara. Grazie Presidente, grazie Direttore, grazie profondamente a tutti i relatori che si sono particolarmente impegnati e che ci hanno regalato una mattinata veramente straordinaria. Alla fine di questa mattinata, dopo averli ascoltati, dopo aver ascoltato i saluti introduttivi che non sono stati saluti, ma hanno regalato una serie di sottolineature di estremo interesse, decisamente preziose. Che cosa potremmo dire ormai giunti a quest'ora? Giovanni Fiandaca ci ha ricordato questa doppia anima della macchina giudiziaria, ha detto istituzione di garanzia, ma anche macchina di potere che, citando i pugnalatori, può azzannare e stritolare i malcapitati che finiscono ingiustamente nei suoi ingranaggi, tutt'altro che macchina salvifica, come qualcuno teorizza e soprattutto prova a interpretare in una pratica operativa che diventa estremamente pericolosa. Ennio Amodio ci ha parlato della giustizia per Sciascia, sempre scritta con la G minuscola, e ci ha donato la sottolineatura di quel ma di Sciascia, di quel continuo a credere nella giustizia, di quel filo conduttore su cui torneremo ancora nei minuti successivi, che saranno davvero pochi minuti, che estrapoliamo dal testo prezioso dell'intervista a Marcel Padovani. Questo credo nel diritto, questa la mia eresia è quella di continuare a credere nel diritto, nonostante le ingiustizie che registro lì dove mi accosto a questo mondo. Ennio Amodio ci ha dato, donato, rassegnato, rimarcato questi due ossimori di Sciascia illuminista giusrealista e di Sciascia eretico credente, bellissimo, che esplora la giustizia affinché la giustizia sia liberata dai lacci del potere. Elena Catalano, splendida relazione appassionata sull'ingranaggio che ha costituito il filo conduttore di questa riflessione raffinata, il caveat rispetto alle presunzioni di onnipotenza della scienza che si innesta nell'accertamento processuale. Ante litteram ci ha detto ben prima dell'effetto CSI con la lucidità dell'illuminista realista. E poi ancora Elena Catalano, il contributo di Sciascia nel cogliere tutte le implicazioni della fallibilità dell'accertamento giudiziario, il viaggio carsico nella devastante esperienza dell'imputato che si trova da innocente nell'ingranaggio ancora del processo. E Salvatore Ferlita, che a me è parso tutt'altro che un pesce fuor d'acqua, tutt'altro. La riflessione che facevo nell'ascoltarlo, e gliene sono davvero profondamente grato per il garbo, la profondità, la grandezza della cultura che ci ha donato, le specificità del punto di osservazione, la riflessione che mi è venuto di fare riguarda una occorrenza linguistica rara che si trova nel codice riccardiano 1341 e che ispiera. Ispiera è il raggio di sole che, penetrando da una fessura in un ambiente in ombra,
illumina la polvere e si rende ben visibile nella semioscurità. La relazione di Salvatore Ferlita a me è parsa irrinunciabile ed è stata fondamentale per questa sua funzione di cavalcare, secondo un'immagine antica, gli spiera del sole, di donarci questa luce caravaggesca su diaframmi che altrimenti senza il suo punto di osservazione non avremmo avuto chiari. E come sempre, mi sia permesso fare questa sottolineatura, il meticciato, l'incontro interdisciplinare, il confrontarci insieme, muovendo da punti di osservazione i più distanti possibile, costituiscono per tutti e per ciascuno di noi un arricchimento di straordinario spessore. Quindi questa nostra mattinata di riflessione, di immersione nei labirinti sciasciani, nella loro luce obliqua, nella bellezza aerea che ha aleggiato e che conosciamo tutti, della sua prosa, eco dell'acqua di ruscello che attraversa il bosco, e anche per questo torniamo ad abbeverarci a quest'acqua in termini continuativi, e questo torniamo è insieme un presente indicativo e un congiuntivo esortativo. Un gomitolo prezioso che si è svolto stamattina attraverso questo filo di seta intessuto su un telaio che ha vigilato sui chiaroscuri e ne ha tratto un filato, credo, di straordinaria bellezza. Nel titolo di questo incontro, così finemente tramato da Paola Maggio e da Nino Blando, che anch'io vorrei profondamente ringraziare per la passione con cui questo incontro è stato progettato, portato avanti, organizzato, indicato e porto con amorevole cura. Nel titolo campeggiano questa ambivalenza irriducibile tra giustizia sperata e giustizia negata, col punto interrogativo, che in fondo è una citazione meteorologica sciasciana, per così dire. E anche noi proveremo a usarlo non per concludere, perché non c'è nulla da concludere, ma per aprire, semmai, ancora una volta, per aprire. Irriducibile è una domanda, il morso della tenaglia che schiaccia, che tritura vite, che azzanna e stritola i pugnalatori ancora, tra spes justitie, anelito, slancio utopico in termini etimologici e rassegnazione cosmica che precipita nella resa, nella consapevolezza dell'impossibilità di avere giustizia, di dare, di fare giustizia. Dunque, speranza e delusione, ancora una volta eco del titolo, speranza divenuta vana che precipita nel cocito dell'inutilità di ogni sforzo, nell'inferno che è mancanza, vuoto pneumatico di giustizia per impossibilità radicale, inconcepibilità di ogni tentativo di coltivarla, ade in cui ogni sforzo nel segno della giustizia è stolto oltre che inutile. Ma non sono affermazioni, sono interrogativi ancora una volta. Elena Catalano ci citava raffinatamente l'esergo che compare in Una storia semplice. Una storia semplice, sappiamo tutti, esce negli stessi giorni in cui Sciascia scompare, è un modo di dire, perché queste persone non scompaiono, come amo dire, non li incontriamo al bar per prendere un caffè o non possono partecipare dal relatorio a un incontro di oggi, ma non scompaiono. Esce in ogni caso proprio in quei giorni e Sciascia colloca questa estrapolazione da Giustizia di Dürrenmatt come esergo di Una storia semplice. Ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse restano alla giustizia. E gli esergi in Sciascia hanno tutt'altro che un ruolo esteticamente paratattico, come ha
dimostrato Vincenzo Consolo in un bellissimo, puntuale affresco del 1996. In una storia semplice, la giustizia umana, umanamente, semplicemente l'accertamento dei fatti, non riesce a fare il suo corso. È una vicenda paradigmatica perché la generosità del brigadiere, il suo ostinato, genuino impegno investigativo sono frustrati non da una metafisica dell'agnosticismo che incombe da ellissi iperuraniche rendendo vano ogni sforzo del mondo degli uomini, ma l'impossibilità di fare giustizia deriva da un sistema tutto meschinamente terreno, fatto di minuscole banalità del male, che però, saldate tra loro da una casualità inevitabile, da un filo perverso che diventa mano invisibile, sabotano ogni generosità individuale, isolandola ed esautorandola nel ventre deserto che avvolge nelle sue spire dell'inorganico, che prosciuga la vita assorbendola. Ma non mi pare ci siano impostazioni metafisiche in questo. La giustizia, questo pianeta sciagurato, questo pianeta senza fortuna, senza chance, non perché ci siano mani metafisiche invisibili, ma perché poi accade. L'esito è questo, ma è tutto meschinamente terreno, per dir così. La giustizia pianeta è sciascia pianeta. Ce ne ricorderemo di questo pianeta e l'epitaffio sulla lastra marmorea di Leonardo Sciascia nel cimitero di Racalmuto, dove Sciascia riposa, un verso ben noto di Ville de l'Isle-Adam voluto da Sciascia, preparato allo scopo. Del pianeta Sciascia di alcuni anfratti ci siamo occupati per frammenti, per puzzle, senza pretese di completezza, sciascianamente, stamattina, e lo abbiamo fatto grazie ai nostri relatori, adoperando bisturi raffinati, cogliendo trame di tessuto, fili che uniscono, dialoghi, riverberi nelle valli dell'eco. Del pianeta giustizia dovremo ricordarci, e dovremo ricordarci da operatori di questo pianeta. E questo è un monito, una speranza, un anelito, una necessità, un obbligo, e tutto questo insieme, questo doverci ricordare del pianeta giustizia, è molto altro. In fondo, uno degli insegnamenti che ci proviene dalla lezione impareggiabile di Sciascia, tutt'altro che da maestrino, è che questo monito, questa speranza, questo anelito, questa necessità, quest'obbligo di ricordarci di questo pianeta non si declina in astratto. Tutte le relazioni lo hanno segnalato, a partire dall'affresco splendido di Giovanni Fiandaca che ha avviato questa nostra riflessione. Quest'obbligo di ricordarci del pianeta giustizia, di questo pianeta, se lo decliniamo in astratto non funziona, perché è sterile, e perché dunque cadremmo nello stigma sciasciano nella sostanza. Incide questo pianeta giustizia con l'energia devastatrice di una ferita mortale, ma potrebbe incidere con il balsamo di un farmaco, senza metafisica e senza pretesa che la giustizia sani o risolva, però potrebbe riparare e guarire, e lo sappiamo che sa farlo in concreto. Credo che nella mente di ciascuno di noi possano scorrere anche in questo momento nomi e cognomi precisi rispetto ai quali l'amministrare giustizia in nome del popolo ha davvero costituito in questo paese, e non solo in questo paese, momento che sana,
ferite, senza pretese impossibili di ordine metafisico, appunto. E allora, ancora l'esergo di Dürrenmatt, ancora una volta voglio scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia. Dürrenmatt Sciascia, testament, vorrei dire. E incide questo pianeta giustizia su destini, su singole esistenze irripetibili, su vite individuali, concretissimi, che, come accennavo poc'anzi, hanno nomi, cognomi, storie, che qualche volta non hanno neanche questo. E mi riviene in mente la storia dei graffiti delle celle dell'Inquisizione all'Osteri, a Palermo, la scoperta di quei graffiti con quello che significò sul piano storico, ma più ancora sul piano del riconoscimento del nome, in qualche modo, da parte di Giuseppe Pitre, e in ordine alla cui scoperta Leonardo Sciascia ci ha donato pagine indimenticabili che planano su vite individuali dall'orizzonte della ricerca letteraria, dello scavo, del punto interrogativo prodotto e declinato nei capolavori che conosciamo e che continuiamo a rileggere. Dunque, pianeta giustizia, ce ne ricorderemo di questa pianeta, che è farmacon, nel senso più stretto del termine, questo pianeta, questa idea di giustizia che è appunto plana sulla singola vicenda umana, che può essere da farmacon, pozione salvifica o veleno, unguento o acido corrosivo. Lo accennava Ennio Modio, ma lo accennava anche Elena Catalano. La produzione sciasciana è tramata di queste storie singole, per dir così, e l'ultima curva della parabola ne è la frontiera parossistica, al limite dell'ineffabile, dell'indicibile, ai confini del silenzio, come mostra il da tutti citato e non certo a caso piccolo giudice di Porte Aperte, la sua lezione di normalità e perciò di eroismo, scritta, Sepulveda direbbe, con la calligrafia della dignità. Questo piccolo giudice che giganteggia, diremmo suo malgrado, rispetto alla laboriosità squallida e sgangherata di un potere bieco che nei colori scialbi del procuratore generale converge, pur con ombre residue che tuttavia non riescono a riscattare il senso di vacuità, di un'arroganza che ciascuno di noi avverte palpabile non solo leggendo i testi di Leonardo Sciascia, ma guardandosi intorno nella vita reale. E allora la lezione sciasciana diventa una grande lezione nel suo essere una lezione mite, da illuminista alla rovescia. Citava questa bellissima immagine di Alberto Moravia, Aldo Schiavello, all'inizio di questa nostra mattinata. Una giustizia che, se volessimo citare, ma un po' al contrario, Manzoni, atterra e non suscita, affanna ma non consola, riletta nella filigrana del piccolo giudice di Porte Aperte e nella lucidità determinata, lucida e sanguigna al tempo stesso, di Fra Diego Lamatina, che anche questa volta tutti quanti, non per caso, hanno citato, l'uomo di tenace concetto di Morte dell'Inquisitore. Una grande lezione nel suo essere mite, senza manicheismi, che prende luce, che si alimenta della stanchezza della catastrofe, se volessimo prendere in prestito l'espressione di Bauman, della fermoro, è nel carteggio per nulla romanzato tra Leonardo Sciascia ed Enzo Tortora. Giovanni Fiandaca ed Ennio Amodio hanno citato quel caso Tortora. Ennio Amodio ha ricordato
quel contributo importante lo ha fatto anche Giovanni Fiandaca di Sciascia sul Corriere della Sera, ma Leonardo Sciascia ed Enzo Tortora si sono scritti e quegli scritti, quei messaggi vergati a mano su fogli di carta non sono produzioni letterarie, ma sono ancor più scritti di militanza civile. Riletti oggi ci rideterminano quell'idea del convergere di un pensiero in storie, in giustizie che stritolano, in meccanismi che, coinvolgendo un innocente, non lo lasciano vivo nel senso più stretto del termine. E allora l'affermoro, e non sto citando soltanto il titolo di un contributo importantissimo che tutti quanti conosciamo e rileggiamo di continuo, ma sto citando l'affermoro. Quel che è successo è che a monte di quelle pagine che si riaprono con l'indicazione e la riflessione della scomparsa delle lucciole di Pierpaolo Pasolini, è l'incipit dell'affermoro, come tutti quanti ricordiamo. Quel che è successo in quel caso Moro e in quel caso Tortora, che però coinvolgono e stritolano in modo diversissimo persone, biografie, nomi e cognomi concretissimi, che non sono più, anche a seguito di questi meccanismi, appunto, entrambi nella loro abissale diversità, ferite brutali che influenzeranno e influenzano e hanno influenzato il pensiero, la poetica e le dimensioni, potremmo dire, di way of life dell'uomo Sciascia, il pensiero, la poetica e le dimensioni del suo essere uomo dalle nostre parti, di Leonardo Sciascia, di quel pianeta di cui ci ricorderemo sull'eco di Villiers de l'Isle Adam e di cui ci siamo ricordati stamattina facendone memoria e ricordo con questo magnifico accorato orizzonte donatoci dai nostri relatori insigni. C'è e giganteggia quel ma, quell'avversativo che ci ha così sublimemente indicato e ricordato Ennio Amodio, ma io continuo a credere nel diritto e anche nella giustizia. L'intervista a Marcel Padovani, la mia eresia è quella di continuare a credere nel diritto e nella giustizia nonostante tutto. Questo ma, questo nonostante tutto, questo ma tu non devi smettere di cercarla, che ci ha regalato ad altro proposito, ma convergendo su questo stesso, con questo stesso significato, Italo Calvino, mi sembra il filo conduttore operativo, come dire, l'istruzione per l'uso che scaturisce dalla nostra riflessione di stamattina. Per quanto mi riguarda, ne esco incredibilmente più ricco e proprio per questa ragione vorrei ancora ringraziare di tutto cuore ciascuno dei relatori e chi da artefice ha reso possibile questa nostra bellissima riflessione di questa mattina. Vi sono grato. Grazie Giuseppe, mi sembra che una chiusura migliore di questa non potesse esserci e quindi non aggiungo una parola. Non so, dico, guardo Nino, Blando e Paola, dico, loro diciamo, lanciano sempre il sasso e ritraggono la mano, nel senso che non vogliono mai, diciamo, metterci la faccia in quelle meravigliose cose che organizzano. In questo caso devo però dire che oltre loro, perché da un duo si sono trasformati in un trio, perché anche Andrea Merlo ha contribuito all'organizzazione di questo convegno. Magari se Nino, Paola o Andrea vogliono dire qualcosa, è così, insomma. Io voglio, io,
tanto perché sono la femmina più chiacchierona del trio. Intanto grazie davvero di cuore ai relatori, al professore Ciandaca, alla cui sensibilità tematica e intellettuale questo incontro deve tutto. L'idea originaria parte dal suo scritto, e quindi diciamo veramente grazie al professore che raccoglie sempre i nostri inviti con un affetto e con una prospettiva incredibili. Al professor Amodio e Elena Maria Catalano, che sono, li avete ascoltati tutti, sono molto contenta che abbiano onorato l'Università di Palermo oggi con queste splendide, meravigliose, suggestive relazioni su Sciascia da angolazioni diverse. Ce li hanno fatti sentire proprio siciliani. Il professore Amodio stamattina ha esordito con una frase siciliana, ci ha salutato come se fosse uno di noi. Elena, non lo sapevo, ha origini siciliane, quindi siamo davvero felici e siamo convinti che questo è soltanto uno degli incontri seminariali ulteriori nei quali li coinvolgeremo. E poi a Toti, Salvatore Ferrita, che è un mio carissimo amico anzitutto, ma è un raffinato intellettuale che col professore Ciandaca, come si dice, fa pane da anni, quindi si trovano benissimo in queste riflessioni da angolazioni e da culture differenti, ma poi, come dico io, la legge dell'universo riesce a saldare tutto. Questo è successo stamattina in un quadro di unità meravigliosa che si è composto con le parole di Giuseppe Di Chiara, al quale va la nostra gratitudine, mia, di Nino, di Andrea. E questo incontro, che su Scienze Politiche vede noi tre sicuramente alfieri e promotori, trova nella squadra magnifica delle donne processualiste di giurisprudenza altrettante promotrici. L'hanno pensato con noi anche per gli studenti, che sono stati numerosissimi, qui li abbiamo contati, quasi 200 contatti, siamo davvero felici, li abbiamo pensati per loro questi incontri, quindi per noi ha ancora più senso didattico anche l'iniziativa. Quindi Lucia Parlato, Daniela Chinnici, Annalisa Mangiaracina, Caterina Scaccianoce, ma vedo anche la dottoressa Siaugura, che saluto con grande affetto. E scusate, soltanto concludo con un omaggio che devo a uno dei colleghi di Ordinari, associati e ricercatori della nostra disciplina di diritto processuale penale, che sono stati durante la mattinata collegati. Angelo Zappulla, un carissimo amico di Catania, che scrive e chiosa con una frase: Sciascia, un non giurista che si aggira raddomante, acuto, sensibilissimo, commosso all'interno del fantastico mondo del diritto. Sono parole del 1994, a lui piace ricordarle, ma fa parte di quell'universo che in qualche modo si ritrova oggi qui, perché sono le parole del nostro maestro, il professor Giovanni Tranchina, che in uno scritto sublime proprio su Sciascia e sulla giustizia ci ha lasciato una eredità culturale che nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti sempre. Ringrazio davvero tutti e il professore Schiavello soprattutto, che ogni più sospinto accetta a farci da moderatore così raffinato e così attento. Grazie ancora, Aldo. Grazie a tutti. Perfetto. Allora, grazie a tutti e possiamo chiudere questo incontro, insomma, sperando in prossime puntate. Arrivederci a tutti e grazie ai relatori. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Is that who you got, eh?